Ringrazio innanzitutto Tommaso Di Lauro, presidente del MEIC, perché è stato lui ad avere quest'idea del convegno su Don Mauro Stragiotti e i volti della carità. E ci manda un saluto da remoto. Non posso parlare di Don Mauro Stragiotti perché non l'ho conosciuto direttamente, ma come presidente del MEIC l'augurio che faccio a tutti è che questo evento possa trasformarsi in un momento alto di riflessione al servizio della nostra chiesa locale, come un percorso di crescita al fianco del nostro arcivescovo Marco, anche per fare un po' il punto sul nostro cammino di uomini e di donne di fronte al mistero. Il pensiero delle tante persone che ascolterò, è per me molto importante e prezioso. Approfitto di questa intervista per ringraziarle tutte di cuore, perché la loro presenza significa che il ricordo di Don Mauro è ancora vivo nel loro cuore. Don Mauro riusciva a comunicare la speranza, quindi, specie di questi tempi, dobbiamo imparare da lui. La sua vicinanza alle persone puntava ad educare l'uomo, a costruirlo e si opponeva con forza a quando invece esistevano fattori capaci di determinare la sua disgregazione. Grazie e buon convegno a tutti. Ringraziamenti, permettetemi di cominciare così. Dopo il presidente del MEIC, ringrazio la vicepresidente Anna Shandivashi Buffa per la collaborazione e anche il giovane Andrea Giardina che abbiamo qui con noi, la Caritas diocesana per la sponsorizzazione del convegno. Rita Matthews, che ha lavorato dietro le quinte, titolare di pubblico, agenzia di pubblicità e casa editrice, che ha coordinato la raccolta del materiale, appassionandosi subito, non appena sentite le prime registrazioni. E poi ringrazio Marco Miglietta e Samuele Giatti del laboratorio creativo di Coworking in Focus, che si sono occupati della parte video, del montaggio, della sceneggiatura. E l'idea di Samuele, che vedrete all'inizio del filmato, è veramente un'idea molto suggestiva. Ringrazio Cristian Rossi che ha registrato i messaggi audio con me, perché abbiamo dovuto prestare la voce a persone che dovevano mantenere l'anonimato. Il tecnico informatico Luciano Gennari, Davide Ferraris della grafica, i media partner Corriere Eusebiano, nella persona del mio direttore Luca Sogno e di Radio City for You. Ringrazio anche gli operatori delle Sante Eusebio Cianne che sono qui con noi per rilanciare anche su YouTube. Non posso dimenticare però anche le persone che ci hanno dato una mano nella raccolta del materiale e delle testimonianze. In primis Paola Lamberti, che nel luglio già 2020 ci aveva sollecitati a non lasciare passare così senza ricordarlo il 20º anno dalla morte di Don Mauro Stragiotti. Piera Broggi, che custodisce gelosamente oggetti a lei molto cari, donati da Don Mauro, tra cui la sua chitarra. E poi Anna Schillaci, che ci ha aiutato nella ricerca archivistica. E naturalmente tutti coloro che hanno fornito testimonianze. E l'ultimo ringraziamento va ai miei colleghi giornalisti che hanno dato diffusione all'appuntamento sui giornali e sul web. A questo punto entriamo nel vivo del personaggio Don Mauro Stragiotti e apriamo i lavori con un filmato in cui appunto alcuni amici del sacerdote propongono le prime testimonianze, i ricordi che hanno di lui. Don Mauro era una figura di uomo e di prete che sapeva rapportarsi con tutti in modo molto spontaneo, naturale, con un sorriso comunicativo. E sapeva condividere gioia e dolore, senza mai giudicare né colpevolizzare qualcuno. Vediamoci il video.
1971 arriva un prete alla Ravecchia, dove io vivevo. Si chiamava Don Luigi Longhi e con lui Mauro Stragiotti, Gianmario Ceridono, Massimo Bracchi e chi più ne ha incontrano uno strano personaggio, si chiamava Luigi Ciotti, e Mauro capita in stanza con lui, per cui lo vede entrare e uscire nottetempo per andare a mettere le fondamenta di quello che poi sarebbe diventato il gruppo Abele. Ecco, il riferimento al gruppo Abele è perché lui, Don Mauro, che ancora non era sacerdote, ci ha fatto conoscere Luigi Ciotti e ci ha aiutato a poter andare in quella che veniva chiamata l'Università delle Tossicodipendenze, in quel di Murisengo, dove per 15 giorni ci siamo in qualche modo addentrati nell'universo della tossicodipendenza. E lui è stato l'artefice di questa nostra esperienza. Ma quello che sicuramente è stato per me formativo, ancorché determinante, è stata la componente artistico-musicale. Cioè, io non posso non pensare a Mauro se non con una chitarra a tracolla. È stata la vera differenza tra un Wish l'Overcome, un Blow in the Wind, un Di che colore la pelle di Dio, un Kumbaya My Lord. Ecco, lui era la colonna sonora di quegli anni. In quel periodo era cappellano del carcere e c'è stata questa possibilità. Allora io ero nel coro della parrocchia della Ravecchia e tramite una ragazza che cantava nel coro, così ci ha chiesto se potevamo andare a cantare in carcere, no? Fare una messa, animare una messa in carcere. Abbiamo avvertito proprio anche nei detenuti che lui riusciva così a avere un rapporto molto buono con loro, a costruire anche dei discorsi, delle cose. E avevamo una cosa in comune: a me piace cantare e anche lui, e quindi si facevano queste cantate in compagnia con la chitarra, così, e c'era questa capacità sua di stare in compagnia, di essere in allegria, ecco, attraverso qualche canto popolare, insomma. Lui interpretava e interpreta quel vento di quella primavera post-conciliare, insomma, al di là dei grandi nomi. Lui era anche una persona profonda, aveva alle spalle i primi anni di medicina e poi la filosofia, che sarà la sua materia. Anni 60 erano i tempi delle canzoni, dei cantautori, Dio è morto, insomma, era un'epoca così. Ero insegnante di filosofia e storia nel triennio. Ricordo un dibattito su ateismo e fede. Don Mauro prese la parola con altri suoi compagni di classe e rivelò tutto l'interesse e l'attenzione per l'argomento. Però in realtà lui è l'uomo del fare in modo assolutamente leggero, senza metterci il carico da 11, faceva tutto quello che faceva in modo estremamente spensierato, per cui con Maurizio Mattiuzzo fonda l'MMG, che sta per Mauro, Maurizio e Gianfranco, il fratello di Maurizio. Diventerà poi una solida impresa che occupa ancora oggi credo una ventina di persone, che è stata pensata per poter dare un'opportunità a chi era ai margini. E Don Mauro mi disse: Maurizio, dimmi Don, cosa ne dici se prendiamo il magazzino del Donis, così diamo del lavoro tu ai tuoi di Don Luigi e io ai miei semiliberi, no? Così almeno quando escono quelli, diciamo, più disperati, hanno un punto di riferimento, hanno un punto da cui poter partire.
praticamente noi siamo partiti da zero, ma non avevamo paura, perché uso una parola forse dalla nostra, c'era il buon Dio, e come dico, quei tempi è che se c'è un problema alziamo la mano e da lì qualcuno ci aiuta. Uno dei tanti suoi semi era stato gettato ed era arrivato nel cuore della mia famiglia con una modalità semplice, inaspettata, ma con una profondità e con una spiritualità uniche. Sai, Benedetta, uno più uno non fa due, uno più uno fa tre, perché esiste l'io, esiste l'altro, ma esiste anche la relazione che intercorre proprio fra noi e gli altri, il tre. Molti di voi forse saranno stati in San Giuliano dopo la ristrutturazione che lui seguì, e quegli splendidi cassettoni che sono nelle sale adiacenti allora erano ricoperti veramente da decennali, se non secolari, strati di polvere, di materiali di risulta, di qualunque cosa. Furono grattati via, lavati via da me, da un compagno di avventura, centimetro dopo centimetro, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. E quell'insegnamento di Don Mauro, quella prova a cui mi sottopose Don Mauro, la ricordo sempre oggi, ancora oggi, quando decido che vale la pena o no, ma spesso decido che vale la pena di sporcarmi le mani, magari per difendere una persona che ha bisogno, magari per una causa da sostenere. La cosa che più ricordo era il suo costante invito a non buttar giù la stima di se stessi. Qualcosa era andato a male, qualche cosa non funzionava, e lui costantemente ci diceva che la cosa importante era continuare a conservare la stima di se stessi e di preoccuparsi delle cose importanti, non delle cose della terra. Grande quello che a noi sembra di fare niente, ma quando tu dai un bicchiere d'acqua ad un'altra persona, tu hai fatto molto, perché sei andato contro la logica della morte, sei andato contro la logica dell'egoismo, della chiusura, no? Che è un po' il padrone, quello che vuole essere il padrone del mondo. Mauro è mancato 40 anni prima della giusta età, insomma, io lo posso immaginare come un profeta sempiterno per quanto mi riguarda. Mauro non era persuaso che le cose dovessero finire così prematuramente. Non era neanche rassegnato, anzi era, dal mio punto di vista, anche un po' arrabbiato. E solo la fine, proprio credo le ultime ore probabilmente, che lo hanno visto, se non rassegnarsi, perlomeno accettare quella che avrebbe dovuto essere una ineluttabile, come dire, chiusura di questa sua avventura terrena, anche se l'avventura continua poi, insomma, per chi ha fede, e lui sicuramente da questo punto di vista non mancava di nulla, insomma. Ci è sempre stato vicino, sono convinto che, sono assolutamente certo che c'è ancora vicino anche a noi, anche adesso. Di la commozione com'è di quelle persone, anche la nostra un po', poi vedere
questo sosia di Don Mauro che cammina in mezzo all'acqua, insomma, è anche rigenerante. L'acqua per noi cristiani è un segno molto importante, quindi anche un po' di rigenerazione di vita. Allora, oggi, adesso a questo punto, mi appresto a presentarvi gli ospiti in studio. Dunque, il nostro arcivescovo, Monsignor Marco Arnolfo, che è venuto, insomma, vi farà poi subito il saluto iniziale. Gianni Brunoro, direttore della Caritas diocesana, il dottore Eusebio Balocco, psicosociologo, e a questo punto ci vorrebbe, non dico un rullo di tamburi, ma almeno un allegro scampanio per annunciare Don Luigi Ciotti. E Luigi Ciotti ha subito accettato di venire qui a Vercelli perché Don Mauro fu suo compagno di seminario, ma avremo tempo di parlare di questo e di altro, perché mi ha già subito accennato che poi l'amicizia è nata in seguito. Inviterei Monsignor Arnolfo a fare un saluto così iniziale, insomma, del nostro convegno in persone qui, essere concorrente. Sì, grazie. Per me è stata una felice sorpresa quando ho scoperto che il caro Don Mauro Stragiotti, che in questi anni ho potuto conoscere, per sentito parlare da tanti che lo hanno stimato, gli hanno voluto bene, che hanno ricevuto tanto da lui, ma la felice sorpresa di scoprire che è stato compagno di scuola tuo, carissimo Don Luigi Ciotti. E ho detto, ma guarda, è proprio vero che i santi, anche se calma, non è che dico, però sanno fiutarsi e incontrarsi, sanno collaborare, sanno cercarsi per realizzare un progetto più grande di loro, che è un progetto che qualcuno ha scritto per noi. E allora sono proprio felice, anche perché, anche se naturalmente noi che ci siamo frequentati molto, però con Don Luigi c'è un'amicizia molto vecchia, perché anche se non sembra, nel senso che lui sembra molto più giovane di me, in realtà hai, non so se sei, 6-7 anni più di me, e quando io ero ancora negli ultimi anni del liceo classico e non avevo ancora anche proprio deciso di farmi prete, anzi assolutamente no in quegli anni, però frequentavo il gruppo Bele, tu non eri ancora neanche prete, perché se non sbaglio sei andato prete nel 72, quindi negli anni 70-72 io frequentavo il gruppo Bele, andavo al Ferrante a Porti, poi sono stato proprio anche in quegli anni a Morisengo a lavorare un campo di lavoro per poter poi attivare l'Università della Strada. E quindi è stata, vedi, una conoscenza che ci ha portato proprio indietro nel tempo, quando tu eri all'inizio di questa stupenda avventura che mi affascinò fin dall'inizio, fin da ragazzo. E quindi di questo ti ringrazio, sono contento che tu possa essere qui veramente e possa aiutarci a continuare. Ecco, questo è un po' l'aiuto che io ti chiedo, no? Aiutarci a continuare questa bellissima, come dire, per questo bellissimo percorso, no, che Don Mauro ha iniziato in questa diocesi, che non vada sprecato, ma che sia veramente l'occasione per continuarlo, ma non solo attraverso i preti, ma attraverso tutte le persone che l'hanno conosciuto. Quindi grazie del tuo aiuto. Adesso vi proponiamo una registrazione fatta con un signore, il cardinale Giuseppe Versalvi da Roma, che è la prima testimonianza registrata così per voce da chi ci ha parlato di Don Mauro. Sì, ho conosciuto Don Mauro già prima che diventasse sacerdote, ma ebbi modo di conoscerlo meglio e soprattutto di apprezzarlo in seguito, quando io, dopo gli studi a Roma, tornai in diocesi e fondai il consultorio familiare diocesiano. Eravamo nel lontano 1976. Don Mauro era già ben noto come sacerdote impegnato soprattutto nella testimonianza della carità verso i poveri, in cui esprimeva la sua vocazione sacerdotale e la sua ricca umanità. Mi ricordo che fu lui che mi avvicinò, dimostrandosi interessato ad integrare il suo zelo apostolico
con le risorse che potevano venire anche dalle scienze umane per arricchire la carità verso i poveri, solo assistendole materialmente, non assistendole, ma cercando di sollevarle dalle loro fragilità umane. Del resto, Don Mauro era persona molto intelligente e preparato, aveva fatto gli studi di filosofia, di psicologia. E così ci incontrammo diverse volte e io cercai di spiegare alcune metodologie appunto per integrare la sua già enorme dedizione ai poveri con l'aiuto anche della psicologia. Ne rimase entusiasta e approfondì per proprio conto la proposta, dando poi vita ad associazioni come quella della Alcolisti Anonimi ed altre, e anche delle pubblicazioni interessanti in cui esprimeva il suo talento umano e sacerdotale. Mauro mirava nella sua opera di aiuto ai poveri ad un umanesimo integrale derivato dal Vangelo, che offre al mondo la testimonianza di una salvezza piena dell'essere umano. Come Gesù non si accontentava di sfamare gli affamati, ma dava loro anche il cibo spirituale e culturale, perché, come diceva Gesù, non di solo pane vive l'uomo. Mauro era aiutato in tutto ciò dal suo carattere gioviale, allegro, in cui sapeva animare gli incontri nella gioia fraterna con tutti. E qui porto un'altra testimonianza. Lo ricordo quando, già malato, viveva alla casa del clero. Ricordo come riusciva a far stare allegri anche i sacerdoti più anziani con il canto e la chitarra, insieme con le suore, soprattutto suor Guglielmina. Ma la sua testimonianza sacerdotale raggiunse paradossalmente il vertice quando il Signore chiamò lui a diventare povero, povero di salute, e a condividere la croce nella malattia che lo portò prematuramente alla morte. Io allora lo sentivo sovente e percepivo in lui la sofferenza non solo fisica, una sofferenza però portata con fede e speranza. Non l'ho mai visto disperato. Fu allora che ci accorgemmo tutti di quante persone aveva aiutato e gli volevano bene. Fu allora che testimoniò la sua fede, il suo amore a Dio, offrendo la sua vita per quei poveri che aveva in altro modo aiutato. Dopo 20 anni dalla sua morte, il suo ricordo rimane vivo, come per tutte le grandi personalità. E il suo esempio brilla nella Chiesa e nel clero vercellese. Mi auspico che questa giusta memoria di 20 anni dalla sua morte possa confortare tutti in questi tempi difficili, e la sua testimonianza di sacerdote possa spingere anche qualche giovane a rispondere alla chiamata del Signore, che non manca, per essere nel mondo segno del suo amore, e nella Chiesa vercellese anche, così come è stato Don Mauro. Questo è il mio piccolo contributo che voglio dare ad un grande uomo, un grande sacerdote che ho conosciuto e che ricordo volentieri. Grazie. Bene, allora finalmente possiamo dare la parola a Don Luigi Ciotti, che ho visto si è già preparato un po' di fogli con, sottolineo, con l'evidenziatore di diversi colori. siamo onorati di averla qui con noi, anche se non è la prima volta che viene a Vercelli, perché io mi ricordo di lei quando è andato dalle suore salesiane in corso, nella palestra loro, a incontrare un sacco di giovani, ecco, quindi anni fa, e poi forse è venuto anche per qualche altro appuntamento, quindi spero che lei si possa trovare, non dico proprio a casa sua, ma almeno un po' in famiglia, insomma. Prego. Beh, io innanzitutto vi ringrazio di questa opportunità e di questo invito.
Lo vivo con una certa commozione, perché devo sinceramente ringraziare Dio che ha curvato le strade della mia vita. Io piccolo, piccolo, fragile, con la strada di Don Mauro. E lì ci siamo incontrati, il primo corso vocazione adulte, allora a Torino c'era ancora gli ultimi anni il cardinal Maurizio Fossati, e nacque in Italia il primo corso per le vocazioni adulte. Io avevo già cominciato 17 anni sulla strada, quella che diventerà la storia del gruppo Abele, ma da ragazzo che andava a scuola per prendere un diploma in telefonia e telegrafia, e frequentavo la parrocchia, l'Azione Cattolica, che è stato il mio grande amore della vita, no? Da ragazzo, poi il delegato aspirante, il delegato Preiù, insomma quelle cose che hanno segnato profondamente la mia vita. Ma c'era già la strada, i primi ragazzi con le loro fatiche, non c'era ancora il problema della droga nel nostro paese, che arriverà con forza dopo. Ma la notizia della possibilità, frequentavo la parrocchia, era Santa Rita in quel momento, e poi il viceparroco è stato chiamato a aprire un'altra parrocchia nel territorio, Maria Madre di Misericordia, e io sono andato lì. Ma la notizia che era possibile fare un corso che nasceva in Italia, il primo corso vocazione adulta, che ero il più giovane di quei primi 21 che hanno cominciato quel percorso un po' sperimentale. Andando nel seminario maggiore, ma con tutti questi miei limiti, fragilità, io avevo fatto qualche studio tecnico e per me il latino, tutte quelle materie mi hanno profondamente travolto. Devo a Don Ardusso e a Don Hermes Gatti, che ci hanno preso per mano in quegli anni, e è lì che ho incontrato Don Mauro. È stato un anno che è transitato, e lui mi chiedeva di questa storia di strada con i ragazzi, perché poi io di nascosto la sera scappavo dal seminario, perché era inconcepibile ai ragazzi che avevo lasciato che li abbandonassi. E con la complicità di un amico, con una motoretta, uscivo dal seminario maggiore, andavo a Torino, ma alle 6 di mattina in chiesa ero puntuale. Ce l'hanno raccontato. Ah, questo no. Ma lo dico con grande affetto e rispetto. E lui quindi mi chiedeva delle cose. Io chiedevo a lui. Sapevo della sua esperienza in medicina, dei suoi studi di filosofia. Quindi c'è stata questa conoscenza, ma forse ci siamo conosciuti in modo più profondo dopo. Quando lui è diventato sacerdote, è entrato nella vita, nella carne delle persone, e quindi ci siamo incontrati diverse volte, perché c'era un bisogno suo, ma devo dire anche per me una ricchezza di relazioni. Perché la relazione è l'essenza della vita, di conoscenza, di scambio, di confronto. E lui aveva questa intelligenza molto vivace, molto profonda, ma io ricordo anche una dose immensa di umiltà nel chiedere, nel chiedere, nel chiedere. E quindi è nato questo rapporto che mi ha fatto piacere sentire la storia dell'Università della Strada. Lui che mandava le persone, il desiderio, perché la conoscenza è fondamentale, e la conoscenza ti rende consapevoli dei problemi, e la consapevolezza ti chiede di darti una mossa e di assumerti delle responsabilità e delle azioni concrete. Tutto sommato, Don Luigi, lei ha trovato una persona che come lei voleva puntare anche sull'attenzione agli ultimi, sul riscatto di chi non veniva preso in considerazione, non solo sulle povertà
e senza mai colpevolizzare nessuno, perché lui non ha mai... c'è una testimonianza, non so se tra le tante, in cui questa signora diceva: non ci ha mai fatto sentire in colpa, neanche quando andavamo a raccontargli delle cose, insomma, che magari avevamo fatto e non erano, cioè era un po' in sintonia con lei. E le chiederei, c'è stata in quel periodo anche una figura importante a Torino, che è stata quella di padre Michele Pellegrino, ecco, che ha avuto un peso, padre Michele Pellegrino, nelle sue scelte di uomo e di sacerdote? Beh, devo dire, la grandezza di un Papa, Paolo VI, che si caricò dopo la morte di Giovanni XXIII, che aveva indetto il Concilio Ecumenico Vaticano II, poi muore Giovanni XXIII e c'era tutta un'ala più conservatrice dire: beh, era il suo desiderio, abbiamo fatto, chiudiamo qui. E invece guardate lo Spirito Santo, sto Padre Eterno furbo, che ci fa un dono di Paolo VI, che si caricherà il Concilio sulle spalle e lo porterà a compimento tra mille difficoltà, ma con una capacità di mediazione e di costruzione che non possiamo dimenticare. E sarà Paolo VI a mandare a Torino, dopo il Cardinale Fossati, il professore dell'università Michele Pellegrino. Io non dimenticherò mai un'intervista di TV7 Ennio Mastro Stefano di allora, che Michele Pellegrino spiega che nella Chiesa ci si deve chiamare padre, non eminenza, non eccellenza. E si era presentato con una croce di legno, con la conaca tagliata qui, con tutte le matite e le birre. Lui era stato professore all'università, più grande esperto sui padri della Chiesa, in particolare di Sant'Agostino. E quindi Michele Pellegrino, che piombe nella città dopo tanti anni di Maurilio Fossati, arcivescovo, una città un pochettino in sofferenza. Qualcuno dice: ma cosa potrà fare il professore dell'università? E invece aveva visto giusto Paolo VI, che aveva accettato il consiglio di Costa, Monsignor Franco Costa, che era l'assistente dell'Azione Cattolica, che quando Paolo VI gli aveva chiesto: ma chi posso mandare a Torino? Ha detto: Michele Pellegrino, Michele Pellegrino. E Michele Pellegrino è stato un dono a tutta la Chiesa italiana. Io non ho parole per dire, sarà lui che mi ha accolto, con i miei limiti, le mie fragilità, anche con quanti ci fu una delegazione di preti che erano andati da lui per dire: c'è un chierico, queste vocazioni adulte, che si occupa già delle prostitute e dei ragazzi del carcere. E lui, grande, grande, disse: ma voi cosa state facendo per il problema delle carceri, eccetera? Al chierico Ciotti ci penso io, voi tornate quando mi portate un progetto, qualche cosa. Io ho conosciuto questo padre, che per me è stato veramente un padre, ma lo è stato per tanti, tanti di noi, perché ha segnato la Chiesa italiana, ha segnato di conseguenza anche una ricaduta delle varie diocesi dello stesso Piemonte. Ma voglio tornare, sarà lui che mi ordinerà sacerdote anni dopo, nel 72, il 12 di novembre, è lui che mi dirà in una chiesa che si era riempito del popolo della strada, perché così era, le ragazze del Buon Pastore con le minigonne, immaginate in chiesa, che vedi il risparmio di quegli anni, i ragazzi del carcere del Ferrante a Porte, anche tu sei stato, che è il carcere minorile, e no, quel mondo era in chiesa. Io dimenticherò mai, padre Michele, alla fine guarda questi ragazzi, dice: io sto con il Pellegrino, che allora state pensando? Che adesso prendo Don Vincenzo e ve lo porto via, come si fa? Lo mando una parrocchia? No, ma lui è nato con voi, io ve lo ma affido a lui una parrocchia. E quelle parole, col suo tono che ti ricordi di Michele Pellegrino, dice: la sua parrocchia sarà la strada, la strada. Ed è la strada che mi ha unito, me e Don Mauro, è la strada.
il popolo della strada, perché veramente la strada per noi, per tutti noi, è un elemento importante, perché la strada, ma anche oggi nella Chiesa dobbiamo recuperare la strada, è luogo della festa, è luogo anche di chi è sbattuto sulla strada. 109 volte nei Vangeli è la grande protagonista, e se noi non la rifacciamo nostra nel suo significato, e per Don Mauro, questo ci tengo a sottolineare, io piccolo piccolo, anche per me, la strada ci ha educato, ma deve continuarci a tutti, a mettere al centro la persona, la sua originalità e la sua storia irripetibile. Non sono tutti uguali, siamo tutti diversi. E la strada ci ha consegnato chi si sbatte sulla strada, chi dalla strada va nel carcere, chi dal carcere e che lui ha saputo aprire quando era rettore di San Lorenzo l'accoglienza per chi usciva dal carcere. Ma soprattutto una cosa che abbiamo condiviso, questo la posso dire a voce alta, che tutte le storie non sono derive irreversibili. Ogni storia ha le sue fatiche, uno può sbagliare, bisogna aiutarlo a inchiodarsi alle proprie responsabilità, ma non possono essere per noi soprattutto, vi prego, storie irreversibili. Perché molte persone, questo l'abbiamo condiviso nei fatti, perché bisogna parlare di fatti, di azioni, che molte persone che sembrano sconfitte, rassegnate, possono ritrovare. Possono ritrovare motivazioni e progetti se non vengono abbandonate al loro destino, liquidate. Papa Francesco dice oggi come vite di scarto. Ma questa è una storia di ieri, ma è una storia di oggi. E se uno mi chiede come si può guardare altro e altrove, bisogna che recuperiamo tutta una serie di elementi che poi, tra l'altro, hanno le loro radici profonde nella parola di Dio, nel Vangelo. È lì che noi dobbiamo rigenerarci, perché se non ci rigeneriamo, degeneriamo. Non mi fa più fare domande. Allora devo dire che la strada ci ha insegnato a guardarci dentro e anche a non avere paura delle nostre contraddizioni, delle nostre ambiguità. La strada deve continuare ad essere veramente un punto fermo e fondamentale. Ultimissima cosa voglio dire, le tre parole che ho sempre condiviso con Don Mauro, che per me erano molto care, e tutte le volte che lo vedevo così, nella confidenza nostra, io piccolo piccolo, lui è un gigante anche di cultura, no? Di una capacità di predicazione che i ragazzi di Gattinara, ma non solo, se lo ricorderanno sempre molto bene. Tre parole che poi in effetti sono le tentazioni che c'erano ieri ma che ci sono ancora oggi. E quali sono queste tentazioni che poi ci scambiavamo, perché anche noi accoglievamo quelli che uscivano dal carcere, abbiamo aperto le comunità per accogliere i ragazzi che strappavamo dal marciapiede, l'impegno dentro la struttura del Ferrante a Porti, e poi l'impatto, prendo il primo centro droga in Italia sulla strada giorno e notte, la droga. E noi quindi si condivideva, ci si scambiava, ci si aiutava. Le tre parole, perché sono diffuse ancora oggi purtroppo, e qui allora, perché nella società per molti vuol dire salire, potere, certezza, avere, possedere. E con Mauro ci siamo sempre scambiati e lui lo ha vissuto. E l'ho anche insegnato e testimoniato che le parole della vita sono altre. Alla parola salire dobbiamo scendere, essere umili, la terra, l'impegno, la strada. Alla parola avere vuol dire essere, e quindi chiamo in causa le nostre persone, le nostre responsabilità. Al possedere vuol dire donare. Lui ha fatto questo, è quello che dovremmo fare tutti. Lui l'ha predicato e l'ha testimoniato.
E credo che mi sembra importante dire questo, perché solo scendendo in profondità scopriamo la nostra vera identità, che è fatta di relazioni, di condivisioni e di dono, cioè di vita. Questo io ho condiviso in tanti momenti con lui, e per questo che io sento una certa emozione, che lui non c'è più, se n'è andato giovanissimo, se n'è andato con la sofferenza, anche, posso dire, coi dubbi, perché i dubbi sono sempre più sani delle certezze, ma anche con una grande capacità. Ma voi che siete stati veri, primi attaccati alla sua pelle, alla sua vita, siete i veri primi testimoni, questa era difficile rassegnarsi alla malattia, anche se poi ha tirato fuori tutto il meglio di sé, perché certamente lui non è stato solo un credente, ma è stato anche una persona credibile, e quindi ha testimoniato che cos'è la risurrezione, e ha testimoniato che dobbiamo diventare capaci tutti a lasciarci raggiungere anche dallo stupore, anche lo stupore della morte, che a volte ci fa un po' di dubbi, di interrogativi. Allora, adesso facciamo seguito con alle testimonianze, e proponiamo alcune testimonianze di tre seminaristi, ex seminaristi, perché ormai sono tutti sacerdoti, non tutti, vabbè, Monsignor Cesare Caggiula, Don Massimo Bracchi e Gian Mario Cedidono, che è rimasto diacono, ha scelto poi un'altra via, l'insegnamento, però insomma è sempre impegnato nel volontariato. E poi quelle di Gianfranco Brusa e di Don Eusebio Viretto. Era il momento in cui c'erano le esperienze dei preti operai. Noi non siamo mai stati preti operai, perché eravamo seminaristi operai, quindi non abbiamo mai tralasciato gli studi per l'attività del lavoro, però utilizzavamo le vacanze. Tra i tanti momenti, quello più significativo è uno dove abbiamo trovato un alloggetto a Vercelli, in via Duomo. Eravamo in cinque, tre di noi lavoravano alla Sambonet e due, Don Mauro e Don Enzio, alla Siver di Caresana Blot. Si andava a lavorare in bicicletta, ce l'avevano un po' più dura i due della Siver, quindi Don Mauro e Don Enzio, perché dopo 8 ore di lavoro tornavano alla sera, facevano i turni, 6:02, 2:10, tornavano la sera in bicicletta. La fatica di avere dei turni diversi è un po' come nelle famiglie, tante volte ci si doveva parlare con i biglietti, tipo non c'è più gas, inutile sprecare fiammiferi, primo problema anche di organizzarci, però è stato tutto piacevole, c'era l'amicizia, c'era la fatica, c'era il desiderio di fare questo esperimento, approvato anche dal vescovo Monsignor Mensa, che ricordiamo qui. È stata una settimana tra noi anche la mamma di Don Mauro, era venuto a trovare il figlio e per un po' di giorni ne ha serviti 5 invece di uno solo, ma li ricordiamo tutti con grande affetto. Furono anni di rinnovamento per la Chiesa, per l'innovazione, erano gli anni del dopo concilio. In ogni caso io di Don Mauro il ricordo di un grandissimo amico, no? Di una persona disponibile, di una persona mai sopra le righe, sempre attenta appunto a chi gli stava attorno, a capire prima di imporre, dire qualcosa. Poi va bene, io non sono diventato sacerdote, lui invece è diventato sacerdote, ci siamo un po' persi di vista durante gli anni della maturità, ma ogni tanto ci si incontrava perché c'erano sempre degli interessi in comune e incontrare lui era sempre un arricchimento. Anzi, oggi col senno di poi devo dire che rimpiango di non aver capito la profondità a volte di quello che lui mi diceva, mi comunicava, mi partecipava. Ricordo anche molto bene sua mamma, perché era una persona come lui,
attenta, discreta, sempre presente, però sempre capace di mettere a suo agio le persone. Ricordo anche il periodo della sua malattia, che lo ha portato via prematuramente alla diocesi di Vercelli, dove lui ha sempre svolto un servizio di grandissima disponibilità e obbedienza. Ha fatto moltissime cose. Dopo la sua morte, io continuo a incontrare persone che l'hanno conosciuto, sono stati aiutati da lui materialmente, spiritualmente, psicologicamente. Persone che in lui avevano trovato un punto fermo, un punto sicuro, un punto da cui trarre aiuto per venire fuori un po' dai loro problemi, dalle loro difficoltà. Quindi il mio ricordo di Don Mauro è un ricordo di una grandissima amicizia, credo che sia stato uno dei pochi grandi amici che ho avuto, una persona su cui potevo sempre contare e da cui sono sempre stato gratificato moltissimo. Quindi è un ricordo di grato al Signore per avermelo fatto incontrare e conoscere. Io lo ricordo quando l'ho incontrato praticamente. Ecco, ci siamo incontrati davanti al seminario di Torino, in fondo a Corso Francia, sulla prima collina di Rivoli, perché io e Don Mauro siamo entrati in seminario insieme dopo aver fatto il liceo fuori, mentre i nostri amici, i nostri compagni di seminario avevano fatto il seminario diocesano, quindi prima a Moncrivello e poi a Vercelli i tre anni del liceo. Per cui ci siamo ritrovati tutti a Rivoli, tutti spaesati, loro perché venivano da un seminario piccolo e a Rivoli eravamo una marea di gente. Io e Don Mauro più spaesati ancora perché era la nostra prima esperienza col mondo del seminario. E quindi era veramente una novità assoluta, potremmo dire. Ecco, l'ultima cosa che io volevo dire è che terminato il seminario, ordinati preti, ognuno ha preso poi la sua strada. Io e Don Mauro abbiamo condiviso un anno di lavoro insieme alla parrocchia delle Maddalene appena costituita. Io ho vissuto un anno con lui e con la sua mamma in un alloggetto di via Baracca che lui aveva preso per poter essere in zona praticamente rispetto alle Maddalene, alla Ravecchia, al carcere, cioè quelle che erano allora le sue attività. Don Luigi aveva cominciato 3 anni prima la sua attività lì alla Ravecchia e dei 12 che siamo partiti insieme a fare teologia, siamo rimasti 9. Don Luigi e Don Mauro ci hanno lasciati. Il Signore, potremmo dire, nella sua misteriosa sapienza, nei suoi misteriosi disegni, ha preso i 2 migliori. Don Luigi ha 70 anni, Don Mauro ha 54. Siamo rimasti noi a ricordarli, a ricordare tutto il bene che hanno fatto e il cammino che abbiamo condiviso. Il ricordo di Don Mauro è indietro nel tempo, quando entrambi giovani, lui era ancora seminarista, fece l'esperienza del lavoro durante l'estate, ci conoscemmo, in fabbrica dove io lavoravo, era allora la Siber dei fratelli Restano, fabbrica che produceva cartone ondulato. E lì in quei mesi estivi ci conoscemmo e diventammo iniziò lì la nostra amicizia. Poi ci siamo persi un po' di vista, ci siamo ritrovati quando io lavoravo a Milano e lui viaggiavo e lui frequentava una facoltà
a Milano e ci siamo ritrovati così in viaggio. Passa ancora altro tempo e ci ritroviamo poi quando lui è stato costretto a lasciare Bertinara, a venire in seminario dove io ero economo. E lì siamo stati insieme fino alla fine dei suoi giorni. Sei veramente vicini, lui nella presenza. E ogni volta che ci si incontrava, la cosa bella era ti porto i saluti di, e io dicevo ti porto i saluti di, perché ci scambiavano l'uno per l'altro. E allora era un modo così per sollevare un po', per sorridere un po'. Ricordo fece venire anche il professor Di Bella, allora con la cura Di Bella, e anche gli amici di Gattinara che venivano hanno tentato di tutto per poterlo aiutare in quel periodo così brutto. E una delle ultime messe che ha celebrato mai a letto con l'altare di campo, da campo del Beato con un pollo, mi chiede proprio di fargli da diacono a quella messa, ed è stato per me il regalo più bello e il ricordo più commovente che ancora riporto nel cuore di quei giorni di sofferenza che accompagnarono poi il saluto definitivo di Don Mauro. Era un uomo, ma questo penso che l'avranno detto in tanti, lo diranno in molti, no? Cioè era un uomo estremamente intelligente, lucido, insieme anche molto, molto umile. Lui si definiva un convertito, no? Perché lui studiava medicina, aveva la fidanzata, era comunista, e questo lui lo diceva, lo sottolineava, e parlava che, diceva espressamente, no? Io sono un convertito. Appunto, ha scoperto il Signore e il Signore l'ha guidato e ha fatto questa sua scelta di diventare sacerdote. Questo è già capite un gesto, un atto di grande coraggio per lui, anche dice già il tipo di personalità. E allora siamo andati a Roma per celebrare questi 25esimo a cui abbiamo partecipato, ed è stato molto bello che praticamente è stato un pomeriggio, ma praticamente ci siamo rivisti con tanta gioia, tanti ex allievi, diciamo così, da tutta l'Italia, provenienti appunto, che avevano fatto questi corsi, provenienti appunto da tutta l'Italia. E io avevo scritto a Monsignor Bertone, che allora era già tornato a Roma, e proprio al termine di questa celebrazione, c'era anche lui, Monsignor Bertone. Io avevo scritto a Monsignor Bertone e lui, al termine di questa celebrazione, arriva di corsa Versaldi a chiamarci, a chiamare me, a chiamare Don Mauro, venite che c'è Monsignor Bertone che vi vuole, no? E Monsignor Bertone aveva esaudito la mia richiesta, il mio desiderio, immaginate un po'. Quella data che ho detto, che poi era il giorno dopo, quindi è una data facile anche da ricordare, l'8 marzo sappiamo che cosa ricorre. E appunto la mia richiesta era di poter celebrare la messa nella cappella privata di oggi, diciamo, San Giovanni Paolo II. E questo al mattino alle 7 del giorno successivo avvenne. Quindi immaginate un po', la notte prima non ho dormito, Don Mauro non lo so, ma penso, no? Quindi l'esperienza che abbiamo fatto di poter celebrare la messa nella sua cappella privata, no? Naturalmente nel mio ufficio ci sono ancora le foto, e per combinazione quel mattino noi non lo sapevamo reciprocamente l'uno degli altri, quel mattino c'erano anche Monsignor Franco Givone e Monsignor Ferrarotti, che erano giù per impegni missionari, e anche Monsignor Locati, vescovo di Isiolo, che purtroppo poi sappiamo
come è stato ucciso. Quindi in cinque che abbiamo partecipato a questa messa del Papa, potete immaginare la nostra, e dopo uno per uno il Papa è venuto a darci la mano e a salutarci, no? Quindi è stata veramente una bella esperienza. Bene, riprendiamo il nostro incontro in presenza, dopo esserci un po' commossi anche noi, perché avete sentito che chi ha testimoniato, Gianfranco Busa, si sentiva proprio che insomma c'era questo magone, non sarà l'unico. Don Ciotti, lei un giorno disse questa frase: il mio sogno è che il volontariato non esistesse più. Allora oggi, e dobbiamo capirci in che senso, ovviamente oggi dobbiamo dire meno male che c'è, perché altrimenti... Il problema è che la Chiesa probabilmente non vive ancora quell'umanesimo integrale di cui ha parlato il Cardinale Versaldi, rapportandolo a Don Mauro, che era protagonista di questo umanesimo integrale. La carità purtroppo è ancora oggi delegata alla carica, spesso, alla magari qualche parroco generoso e disponibile, alle associazioni di volontariato, magari anche a singole persone, ma non è, come dire, incisa, non è sentita come responsabilità personale da ogni cristiano. Che cosa manca? È vero che io tempo fa ho sottolineato che il mio sogno è che sparisca il volontariato, ma è una provocazione. Certo. Una provocazione per dire che tu non sei un cittadino se non sei una persona che si impegna, che fa la sua parte. Abbiamo troppi cittadini a intermittenza, a seconda dei momenti e delle emozioni. Abbiamo bisogno di cittadini responsabili, il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi. Ma tu non sei neppure un cristiano se non spendi un po' della tua vita per dare vita, per contribuire per la libertà, per la dignità delle persone. Io dico sempre che col dono della vita noi abbiamo avuto anche il dono sostanzialmente della libertà, poi lottiamo anche noi per la libertà, per la democrazia nei nostri paesi. Ma con il dono della vita, della libertà, la vita ci chiede un impegno. E qual è l'impegno che ci chiede la vita? Di impegnare un po' della nostra libertà per liberare chi libero non è. Ecco allora che il mio sogno, ecco la provocazione, che un giorno un po' tutti ci assumiamo questa responsabilità, che tutti ci sentiamo, tra virgolette, volontari, come cittadini e come cristiani. E chi dice di essere cristiano, mamma mia, il Vangelo è radicale, concreto. Lui è finito sulla croce perché ha segnato, ha lottato per la nostra libertà, per la nostra dignità. Torno a Don Mauro, perché Don Mauro ha lottato perché tante persone non dovessero continuare a fare genuflessioni per vivere. Oggi nel nostro paese, mi spiace dirlo, però dobbiamo a volte alzare la voce quando in molti scelgono un prudente silenzio. Noi siamo chiamati a fare l'ortopedia sociale. Rischiamo di diventare i delegati, occuparci dei poveri, degli ultimi. Noi non daremo mai meno questo impegno, a questa responsabilità. Non verremo mai meno, ma dobbiamo lottare per la giustizia sociale. Perché non possiamo diventare i delegati. Allora, la politica, anche qui non voglio mai generalizzare, mai. E non possiamo neanche dimenticare le cose belle e positive che ci sono. In generale, la politica, è lei che deve farsi carico di creare i percorsi che danno libertà e dignità alle persone. Noi non verremo mai meno sentirli prossimi, non verrà meno la relazione, non verrà meno l'accoglienza, no, l'accoglienza è la vita che accoglie la vita delle persone, ma non basta neppure solo accogliere, perché a volte accogliamo, bisogna riconoscere le persone, sentirle qui dentro ciascuno di noi, perché a volte accogliamo la gente, ma non basta,
devi riconoscere, devi metterti nei loro panni, devi lottare per la giustizia sociale. Noi abbiamo, scusate la parola, abbiamo fatto e facciamo tanti tamponi, tamponiamo tante situazioni, ma dobbiamo lottare. E allora diventi scomodo, allora diventi difficile, allora vendi nel mirino di chi semplifica. No, il nostro e Papa Francesco fa questo. Papa Francesco ha alzato la voce, l'ha laudato, l'Evangelium Gaudium, l'ha dato sì, che per me diventa anche laudato qui. E fratelli tutti, è un incalzare continuo, partendo sempre dalla parola di Dio, per chiederci a che ci assumiamo anche la nostra parte di responsabilità. Anche Don Mauro ha trovato degli ostacoli. Io non posso dimenticare una conversazione in cui, scusate, lui diceva che anche qualche confratello non condivideva quello che faceva. Ma quanti ci dicono ancora oggi, no? E ci etichettano come chiesa, dicono del Papa, ostacolano e mettono facili etichette. E invece, missione della Chiesa è l'essere, voi me lo insegnate, anche coscienza critica. Noi non possiamo far finta di niente. Una coscienza critica della società in cui noi viviamo, e dobbiamo essere anche una voce propositiva dei valori più alti e vitali. Questa è la nostra voce, la nostra testimonianza, la sua dimensione spirituale e la vicinanza alle persone in quella dimensione profonda. Allora io amo una Chiesa che ci invita certamente a guardare verso l'alto, ma amo quella Chiesa che ci invita anche a assumerci la responsabilità rispetto alla terra e ai problemi che ci sono qua giù. Allora, in questo senso, mi permetto di dire, e cito Papa Francesco, perché è importante, e se ci fosse Don Mauro qui, lui non c'è, lui è in un'altra dimensione, ma credo che poi io sogno, dobbiamo anche un po' sognare, sognarci, no? Che in questo grande mistero, in questo grande immenso, in una vita nuova, e certamente gode, diciamo così, di questo, anche di questo pontificato, che ci fa riscoprire con forza, in modo più coraggioso e radicale, la parola di Dio, che va in quella direzione, eccetera. E quando Francesco ha sottolineato una Chiesa povera, non rinuncia alla dottrina, ma la subordina alla relazione. La relazione, cioè la concreta vita delle persone, viene prima. Allora è una Chiesa per la giustizia sociale anche, che Francesco, nei primi mesi del pontificato, ci ha sorpreso tutti quando ha parlato dell'ospedale da campo, che non interessava se eravamo sporchi perché ci buttiamo nel fango, nei deserti della vita delle persone. Ecco allora che ha ragione il Papa Francesco, che mi permette di dire, a 20 anni dalla morte di Don Mauro, che anche lui è stato un mediatore di Dio. Perché quando Papa Francesco spiega a noi preti, perché si era rivolto a noi in quel momento, era la messa crismale, la sua prima messa della Settimana Santa di Papa Francesco, che ci aveva detto: vi voglio sentire l'odore di pecore, eccetera. Ricordate bene, era il 28 marzo esattamente, che ha esortato noi sacerdoti. Lui non c'era più, il nostro Don Mauro, ma se ci fosse stato, ma noi c'eravamo. Ha esortato i sacerdoti ad andare nelle periferie, le periferie geografiche e quelle spirituali, quelle esistenziali, in sostanza, che sono importanti e fondamentali. Però questo è molto importante, questo invito che c'era stato fatto, ed era un invito molto importante, ma per andare nelle periferie
E lui ci è andato, Don Mauro. Ci è andato alle periferie, perché il carcere è una periferia. Con l'anonimo alcolisti era un servizio a quel tipo di fragilità. A San Lorenzo, quell'appartamento per accogliere le persone, che erano i margini. La Caritas, storie di ieri e storie di oggi. Oggi, in un momento poi come questo, in cui esploso ancora di più certi tipi di situazioni, per andare nelle periferie, bisogna prima uscire da se stessi, ci ricordava Papa Francesco. Il sacerdote che esce poco da sé non è mediatore di Dio. E allora l'invito a me oggi a uscire un po', a volte ci chiudiamo lì, restiamo chiusi lì, annicchiati in certe situazioni. Io devo interrogarmi tutti i giorni. Dobbiamo uscire da noi. La prima grande riforma è quella delle nostre coscienze, oggi anche. Dobbiamo sempre rinnovarci. Il sacerdote vero è mediatore di Dio. E lui è stato un mediatore di Dio. Questo che mi piace tradurlo oggi, anche se lui non c'è, perché lui ha vissuto quella dimensione lì. E c'è una periferia dell'anima, non solo quella geografica, che lui è stato molto capace di entrare in quelle periferie dell'anima. Quante anoressie esistenziali tocchiamo oggi? Quante persone anche che a livello di garanzia economica e culturale sono super garantiti, ma sono disperati dentro. Quante situazioni. Quando io ho cominciato 55 anni fa, non si parlava di anoressia e di bulimia. C'erano gli accenni. Non avremmo parlato di dipendenza dal web, dei chicomori. Noi abbiamo aperto a Torino una struttura per accompagnare questi ragazzi, queste ragazze che si chiudono in una stanza, abbandonano la scuola, vivono di virtuali, tutto connessi, si svuota la vita, distruggono la loro vita. Chi l'avrebbe detto allora? Se Don Mauro fosse, a volte lo fanno altri, ecco che noi guardando avanti dobbiamo cogliere la strada di oggi, i segnali di oggi e tradurli concretamente senza perdere tempo, senza sprecare il tempo. Dobbiamo farci amico il tempo, perché lì c'è disperazione, c'è fragilità, c'è marginalità, eccetera. Anche lui è stato capace in questa periferia dell'anima, no, che va abitata con la prossimità, con l'accoglienza, con la solidarietà, ma che abbia sempre fine la giustizia sociale. Ecco che allora dico, lottiamo perché chi di dovere si assume la sua responsabilità. Noi ci siamo. Noi, ecco perché mi auguro che tutti diventiamo volontari, perché se no, perché una delle malattie più terribili è la delega. Sappiamo bene. È la rassegnazione. Se diventa fine a se stessa, se tutte le cose non cambieranno mai. Ora, scusatemi, per un cristiano, perché se misuriamo in termini umani le cose che facciamo, io vi devo dire che dubbi ne ho, interrogativi mi ripongo, sento la fragilità, però, e quindi la strada è in salita, non è tutto semplice, non è tutto facile, no. Se parliamo in termini umani, vi devo dire, è dura. Non dobbiamo neanche qui mollare. Ma per un cristiano, abbiate pazienza. Non possiamo solo misurare in termini umani. Ma c'è questo Padre Eterno, qui dobbiamo chiedere che ci dia tutti i giorni delle belle pedate per andare avanti, per scuoterci. Abbiamo un compagno di viaggio che ci viene incontro, che ci ha detto non temete, non abbiate paura. Che ha testimoniato la prossimità, che ha scandalizzato molti del suo tempo. E Don Mauro ha avuto una sana follia, si è messo in gioco. E c'è chi l'ha criticato perché accoglieva i detenuti e perché con chi aveva il problema delle alcoldipendenze. E non siamo che ci criticano, stiamo coi piedi per terra, con umiltà, ma poi diamoci una mossa. Un cristiano non può
leggere solo in termini umani. E se no, no, se no non usciamo fuori. Non usciamo fuori. Lui ci ha detto no. Ed è preoccupante, perché anche gli apostoli a un certo punto sono dubbiosi, si pongono interrogativi. E voi conoscete quella pagina del Vangelo che lui a un certo punto dice: volete andarvene anche voi? Volete andarvene anche voi? E poi è che l'ha tradito. E quindi noi siamo coscienti dei nostri limiti, delle nostre fragilità, ma non andiamocene, non andiamocene. La strada è in salita. Un cristiano non può misurare solo in termini umani, perché in termini umani è duro e difficile, ma anche lì dobbiamo esserci. Anche lì dobbiamo dare delle risposte. E delle risposte non possiamo fare gli ortopedici sociali, occupatevene voi. Certo che ce ne occupiamo e ce ne occuperemo fino in fondo, ma nello stesso tempo dobbiamo lottare perché si costruisca la giustizia sociale. E dobbiamo chiedere alla politica senza sconti che faccia la propria parte. Se non lo facciamo, diventiamo complici. E ha ragione Papa Francesco quando ha detto che il comandamento non uccidere non riguarda solo che uccidi con le armi, ma anche umiliando la vita delle persone, anche scartandole, anche calpestando la loro libertà, la loro dignità. Allora noi dobbiamo lavorare per lottare per il lavoro della gente, che è quello che dà la dignità e la libertà alle persone. Dobbiamo lottare per il lavoro, per la casa, per le famiglie, lo smarrimento, le fragilità, per la cultura che dà la sveglia alle coscienze, per l'educazione, elemento importante e fondamentale. Dobbiamo essere anche noi dei lottatori della vita. Lui fosse qui avrebbe respirato queste cose, ma in diocesi avete, la carità sono delle espressioni stupende, avete dei sacerdoti bravissimi, poi anche tra di noi ci sono l'età, le fatiche, le sofferenze, le chiusure. Siamo umani, siamo fragili, ma io credo in questa Chiesa che deve trovare, è stato un mediatore di Dio, perché se noi non siamo mediatori di Dio, no, che facciamo? Che facciamo? Saldare la terra con il cielo. E poi, siccome noi viviamo per aria, il nostro riferimento per me è il Vangelo, ma siccome non vivo lì, è anche la Costituzione italiana. E noi negli ultimi anni abbiamo tradito le carte. Abbiamo tradito un po' la nostra Costituzione, guardiamo certe leggi che sono state fatte. La Carta Universale dei Diritti Umani l'abbiamo tradita sulla faccia della terra. La Carta Europea, abbiamo tradito le carte. E la dimostrazione numero uno è stata sui migranti, sui poveri, sugli ultimi. La nostra Costituzione l'abbiamo tradita, perché un paese che ha dei numeri di esclusione di marginalità come l'Italia non ne trovate, noi siamo all'ultimo posto per la dispersione scolastica. Perdiamo un giovane su tre nei primi 5 anni delle scuole superiori, perdiamo nell'università il 40% per strada. Ma voi capite, 2 milioni di giovani hanno studiato, non c'è un becco di lavoro. Abbiamo sentito mari di promesse. Io prego, prego il Signore, con tutte le mie miserie, fatiche, gli dico sempre di dare una pedata anche a questi che si sveglino. Ma noi dobbiamo fare la nostra parte. Noi non possiamo delegare ad altri questo dovere. E grazie a un Papa che ha un suo progetto, è partito da Francesco. Da Francesco. Don Mauro fosse qui e lui è un maestro nostro in una dimensione più profonda e spirituale, ma lui con quei gesti che ha fatto, quello che ha aperto, quello che ha condiviso con voi era questo. Gli ha mandato un'università della strada, ho visto l'immagine sulla piazza di Torino, non so dove avete preso quella foto, di Paolo Vercellone che era il presidente di un'area dei minori di Torino, avete visto, eravamo tutti lì, era la tenda in piazza Solferino, quando abbiamo raccolto i primi morti sulle panchine in Italia di overdose. E quindi a un certo punto io ho detto agli amici, dobbiamo dare una scossa al paese. Io sono quello piccolo piccolo che ho sepolto il primo ragazzo morto. Sembrava una cosa lontana.
e poi è stata una strage. Oggi la droga ancora più di prima, ma non fa più notizia. Siamo invasi, hanno cambiato tariffe, negli anni ci sono aggiunte altre sostanze, altre forme di dipendenze. Stiamo andando verso una normalizzazione. Le mafie sono tornate più forti di prima, ma siccome non uccidono, nella testa della gente è così la corruzione che ci impoverisce tutti. Sono dei parassiti che ci mangiano dal di dentro, che distruggono la società. Chi avrebbe parlato dell'usura in questi termini oggi, del gioco d'azzardo oggi, dello sfruttamento, della tratta, del traffico degli esseri umani? E noi continuiamo a vedere guerre, 20 guerre in questo momento. Ecco allora che anche noi come Chiesa non lasciamo solo la voce di un pastore, ma noi, leggendo i nostri territori, alziamola per chiedere ciò che è giusto. Poi arriverà anche il fango, io quanto ne ho visto. Guarda. Poi dico sempre al Padre Eterno, beh, a volte ho dovuto anche difendermi sotto qui proprio il tribunale, perché ho dovuto denunciare per farsi per dire delle cose false a pseudo giornalista, no, a volte è dovuto anche difendere la dignità delle persone. A noi possono darci tanti schiaffi, non importa, ma se poi toccano le altre persone, le realtà, è giusto fare questo. Io sono contento che Papa Francesco ha voluto in Vaticano un gruppo di lavoro sulla corruzione e sulle mafie, un papa. E nella Fratelli Tutti, avete visto, c'è un passaggio proprio sulle mafie. Anni fa non avremmo mai pensato tutto questo. Lui si fa aiutare. Lui, però, non c'è problema che coglie, che vede, che coinvolge la vita delle persone. Dice, ma anche noi, la missione della Chiesa è anche questa. Perché vuol dire liberare chi libero non è. Sì, avremo bisogno una volta alla settimana di un input come il suo, perché troppo... No, perché abbiamo proprio bisogno di essere un po' anche rafforzati nel nostro impegno e nella nostra... C'è stato proprio un problema di migranti quest'estate in cui la Caritas ha dovuto agire praticamente da sola, possiamo dire così, con le istituzioni, insomma, diciamo che è stato un rapporto difficile, ma comunque, ed è andato avanti da metà agosto fino a dicembre. Comunque, vabbè, insomma, ci rafforza quello che ci ha detto e abbiamo bisogno di essere rafforzati, non avendo più Don Mauro con noi. Ecco, a questo punto farei passare le, siccome ha parlato di periferie, facciamo passare le interviste, interviste, diciamo così, non sono interviste, sono delle testimonianze a nome degli alcolisti anonimi che abbiamo, purtroppo, a cui noi abbiamo prestato la voce perché non, per mantenere, insomma, l'anonimato, ecco, il rispetto verso di loro. Il gruppo Alcolisti Anonimi fu fondato a Vercelli l'8 dicembre del 1987 da Don Mauro Stragiotti, allora direttore della Caritas diocesana. Ne parliamo con alcuni audaci e coraggiosi sperimentatori. Però esiste un pezzo di storia precedente e quindi a questi amici straordinari prestiamo noi la voce per garantire ovviamente il loro anonimato. Avevo già cominciato a smettere di bere quando fui contattato dall'anonima alcolisti di Vercelli, che allora faceva riferimento al gruppo Speranza di Milano. Mia moglie e io arrivavamo da Biella nel tardo pomeriggio. Don Mauro ci aspettava alla stazione e partivamo per rientrare a notte fonda. Quando c'erano scioperi, ritardi o disguidi, anche alle 3 del mattino, e mia moglie doveva andare al lavoro. Gli appuntamenti erano quotidiani. La domenica pomeriggio invece si riunivano in San Lorenzo, in tanti tra alcolisti e familiari. Dopo la messa facevamo comunità con i detenuti a fine pena, che Don Mauro ospitava in alcune stanze della canonica. Cenavamo insieme, anche con poco, e quando era ora di andare ci regalava sempre qualcosa, una bottiglia d'olio, del riso. Dopo aver frequentato Milano,
Gli alcolisti anonimi fondarono il gruppo novarese di San Gaudenzio e l'8 dicembre quello di Vercelli, ricorrenza che festeggiano ogni anno, escluso ovviamente l'anno scorso 2020 a causa del Covid. Don Mauro, ci accompagniamo per la prima volta degli al convegno. Il gruppo Alcolisti Anonimi fu fondato. Abbiamo qui Gianni Brunoro, direttore della Caritas, appunto, che fu ruolo che fu anche di Don Mauro. Cosa aveva di particolare Don Mauro per riuscire a riunire intorno a sé, ma non solo tante persone, ma anche a dialogare con le persone e a varare progetti innovativi? Perché appunto l'Anonima Alcolisti è stata uno dei progetti, il dormitorio, insomma, poi vi elencheremo. Certamente, dopo aver sentito Luigi, è detto difficile quelle cose, almeno un minuto di silenzio per far sì che quelle cose che lui ci ha detto si depositino bene nel nostro cuore e per poi riuscire ad esprimere qualcosa di concreto come lui ci ha stimolati. Io ho conosciuto Don Mauro nel lontano 1974, la prima volta, e mi ricordo di lui per un fatto anche un po' curioso, se vogliamo, quasi di folklore. Siamo nella parrocchia di San Salvatore, qui una parrocchia di Vercelli, una delle parrocchie più grandi nel senso di, come dimensione, si organizzava allora saltuariamente, ma anche con un certo successo, un incontro dei giovani che erano animato da giovani che provenivano anche da altre realtà, in questo caso da Ivrea, mi sembra, un gruppo musicale che cantava delle canzoni dei giovani di allora, no? Ecco, Spiritual e giù di lì, insomma. E me lo ricordo che vedo entrare questo prete con l'eschimo, no? Ecco, allora andava molto di moda, no? L'eschimo. Verde, l'eschimo verde, no? Con un manipolo di giovani, no? E questo mi aveva subito attizzato. Io lavoravo a Torino allora e provenivo un po' dalle file, un po' di queste, insomma, simpatizzavo certamente, ecco, per la cosiddetta allora classe operaia, no? Ecco, e vedere questo uomo, questo prete, no? Che ben incarnava un po' anche i miei il mio modo di essere, insomma, me l'ero reso subito molto simpatico. Beh, per arrivare alla domanda, che cosa aveva Don Mauro per attirare così tante persone? Ma non lo so, credo che in tanti ce lo siamo posto, anch'io mi sono posto questa domanda, ecco. Forse Don Mauro non aveva niente di eccezionale se non quello di rappresentare quell'uomo o quella donna che tutti vorremmo essere. No, ecco, quindi portatrice di valori alti, di ideali alti, no? Ecco, quindi anche il suo essere autentico, il suo essere vero, è stato sottolineato Don Mauro poi con quel suo sorriso che quando lo incontrai ti apriva praticamente le porte, non c'era bisogno di ammiccamenti particolari, no? Ecco, e poi soprattutto quello che mi ha sempre colpito era questa sua capacità di entrare anche nelle cose più difficili, più, come dire, quando tu gli aprivi il cuore capivi che c'era qualcuno che era anche capace di ascoltarti, non in modo così un po' manieristico, no? Lo dico in senso anche un po' provocatorio, a volte mi è capitato anche in alcune confessioni, no? Ecco, di avere un certo timore perché magari dici delle cose e non sai bene se il confessore in quel momento ti capisce, poi ti dà la soluzione, va bene, ma lui invece ti capiva perché comprendevi che lui entrava dentro al tuo problema, cioè ci metteva tutto se stesso per trovare comunque un aggancio e anche una risposta. Insomma, i suoi consigli non erano mai di tipo, no, che ti piovevano dal cielo cattedratici, ma erano consigli che sapevano veramente cogliere l'essenza, no, ecco, delle tue problematiche.
E poi ecco, questo suo essere prete, come dicevo un po' prima, un po' diverso forse dai soliti preti che avevo conosciuto, con grande rispetto, perché comunque io sono cresciuto nella Nazione Cattolica, nei Preiù, Juniors, cioè, e devo dire che ho avuto come maestri dei sacerdoti molto, ecco, però erano un po' un cliché, no? Con quei sacerdoti che tutti abbiamo conosciuto un po' nella nostra infanzia. Don Mauro, ecco, era già diverso, no? Certamente poi una cosa che quando ho avuto modo di conoscerlo un po' più da vicino, che mi ha fortemente affascinato, era questo suo essere operaio, no? Ecco, lui che lo vedevi sui tetti di San Lorenzo, no? Ecco, non è che mandava gli altri, ci andava lui sui tetti di San Lorenzo quando c'era una tegola da mettere a posto, no? Ecco, o c'era un lavoro da fare in casa, ecco, non si sottraeva assolutamente a quello che era. Mi ricordo quando si è anche messo a posto il portone della chiesa di San Lorenzo, che era se ne stava andando un po' a rotoli, no? Ecco, che resta di Bergamo, bravissima, ecco, esatto, ma lui era lì presente, no? Ecco. E questo suo, insomma, sporcarsi le mani, no? Ecco, quindi questo mi affascinava moltissimo, ecco. E poi, insomma, qui abbiamo Maurizio, no? Ecco, da operaio a imprenditore, no? Ecco, perché mettere su in quegli anni anche un'attività così ex novo, no? Ecco, è così, così importante, ma sempre nell'ottica non del fine a se stesso, ma nell'ottica quello di dare una mano agli altri, di creare delle opportunità, no? Anche i carcerati che uscivano dal carcere per la questione del premio magari che viene dato per un certo periodo, oppure per quelli che ormai erano anche a fine pena e che avevano ormai tagliato ogni ponte con la famiglia di origine, con gli amici, certamente lui era lì, era presente. La casa, no, messa a disposizione in San Lorenzo, io me la ricordo bene, l'abbiamo frequentata per tantissimo tempo. No? Ecco. E questo è stato una cosa grande. Noi nel nostro piccolo cerchiamo anche noi un po' di fare un po' quello che lui ci ha insegnato. No? E niente, ecco, poi se dobbiamo dire... così un po' elencare in un certo senso molto velocemente le cose che lui ha fatto, sono talmente tante che non so, chiedo se dobbiamo... Sì, prima volevo solo chiederti questo, che tu hai affermato proprio qualche giorno fa che Don Mauro era un prete che viveva nel presente ma guardava il futuro, che è la stessa cosa che ha ribadito Don Luigi. Sì. Quindi perché dici così di Don Mauro? Beh sì, ma perché ognuno di noi vive nel presente, c'è chi vive nel presente ma vive molto spesso guardando indietro al passato, no? Ecco. Sì, è sempre, no? Ecco, ai miei tempi, no? Ecco, è così. E lui questo non lo era per niente, lui sapeva, era un po' un antesignano, cioè aveva già capito alcune cose, no? Le mandava avanti, ecco. Posso citarne alcuni, il dormitorio stesso, no? Noi in una piccola città come Vercelli sembrava che del dormitorio non ce ne fosse bisogno, invece lui aveva saputo cogliere che il dormitorio in quegli anni era fondamentale per ospitare non il clochard, che a Vercelli non c'è neanche oggi, ne abbiamo pochissimi in dormitorio, no? Ma per ospitare quelle persone che, per fare riferimento a Luigi, che erano state buttate sulla strada, non avevano scelto di suo di vivere nella strada, buttate sulla strada, ex carcerati, sfrattati, senza lavoro, perdenti lavoro, alcolisti, tossicodipendenti, insomma un po' per gli scarti, no? Ecco. E il dormitorio per molti di questi che non avevano un punto di riferimento è stato un po' un toccasana, ecco, una piccola realtà di cui poi sentiremo la testimonianza, no? Ecco. Questo è stato molto bello, ecco, secondo me è stata una delle prime cose che Don Mauro ha saputo cogliere con grande avvedutezza, no? Poi del carcere abbiamo già detto, l'alcolisti anonimi lo stesso, anche questo mi ricordo bene quando si andava a Milano i primi tempi, ecco, e poi quando la cosa è stata costituita a Vercelli. Il servizio civile, siamo negli anni in cui, con tutto rispetto per chi fa servizio civile oggi, ma servizio civile da allora voleva dire anche pagare con il carcere, chi obiettava le spese militari, esattamente, i famosi obiettori di coscienza, no? Ecco.
io e mia moglie erano quasi 2 anni. Sì, sì. Sì, vabbè, comunque lui ci credeva moltissimo, ed erano gli obiettori di coscienza che alla sera andavano a fare assistenza a quel dormitorio che lui aveva sostituito, aveva costituito, no? Ecco. E poi associazione che lui ha fondato in un certo senso, ecco, con altri amici che voglio ricordare, perché Don Mauro, secondo me, è stato il punto di riferimento di un numero, non so se grande o piccolo, non è neanche una questione di quantità, ma certamente un gruppo di persone che hanno tentato di vivere la propria vita proprio all'insegno del Vangelo, no? Ecco, Cavaliere, Mentigazzi, no? Ecco, per citare persone che non ci sono più, ma ci sono in tante. Monsignor Varese, io mi ricordo Monsignor Varese, che arrivava dal carcere di Vercelli, che si trova nella più lontana delle periferie, d'inverno, a piedi, mal vestito, perché lui, poverino, ecco, e che quando lo incontrò per strada dice: Don Varese, ma vuole un Don Pietro, un passaggio? No, 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 sono già arrivato, magari devo ancora farsi 5 chilometri. No? Ecco, veramente è stato un periodo che ricordo con grande attenzione, di cui Mauro, no, è stato un po' il capostipite. E poi la Cittadella della Carità, no? Ecco, e noi ci troviamo qui nella Cittadella della Carità, voluta da lui in realtà, poi lui non ne ha visto, non so se ne ha viste almeno gli inizi, ma forse no, perché c'era già Don Osvaldo. Ecco. Però ecco, oggi noi dobbiamo ancora portare completezza, ma siamo nella Cittadella, come Monsignor Arnulfo ci ha sempre spinti, no, a costituire questa Cittadella, nella quale un po' tutte le associazioni, no, ecco, che si occupano proprio del problema degli ultimi si fanno compagnia, no, ecco, ma una compagnia culturalmente, no, ecco, ricca. Ecco. E c'è anche la sede di Alcolisti Anonimi, qua, perché sì, hanno anche loro una sede che adesso non usano perché si parlano su internet, perché loro si collegano. Sì. Credo che qui ormai abbiamo tutte le associazioni che si occupano di carità. Allora, adesso proseguiamo con le testimonianze. Dunque, abbiamo che sono relative alle attività che Don Mauro ha avviato e che Gianni ha elencato. Quindi abbiamo 3 volontarie dell'Argus: Flora Madureri, Agnese Brassini e Roberta Mentigazzi. Poi, che è un'associazione che opera in ambito sociosanitario, quindi in ospedale, nelle case di riposo, anche a domicilio, insomma, per le persone sole o che non hanno nessuno. Seguiranno le testimonianze di Maria Pia Massa, una volontaria che era dell'associazione, che poi ha accettato di diventare assessore alle politiche sociali del comune di Vercelli. Tra le migliori. Direi che è l'unica che da allora non ne abbiamo mai avute come lei, tant'è vero che aveva fornato, l'ultima opera che ha fatto è stata la Cascina Bargè, dove che era un bellissimo edificio che hanno ristrutturato per accogliere i ragazzi disabili, hanno creato le stalle, l'orto, hanno gli animali, ancora tutt'oggi, noi conosciamo bene una persona che l'ha frequentata per lunghi anni. Seguiranno, poi ci saranno Gino e Gina Di Donato, lui è diacono, che avevano in questo edificio che aveva 2 maniche, una così a 90 gradi, diciamo. Loro gestivano la comunità Cana di Galilea, che era una comunità di affidamento familiare. E poi Don Mauro chiese loro se avrebbero potuto anche occuparsi del dormitorio, e quindi loro non facevano le notti perché c'erano i ragazzi appunto giovani del servizio civile, però era nella manica adiacente alla loro, e l'edificio era stato dato in comodato d'uso da un privato. Quindi sentiamo queste. Ricordando Don Mauro, mi viene spontaneo ringraziare il Signore per il grande dono di avermelo fatto incontrare. L'ho conosciuto in un periodo pesante della mia vita, che poco per volta, con la sua pazienza, è riuscita a trasformare in positivo. In lui c'era tutto. Per prima cosa, la guida spirituale, con la quale condividere la gioia di sentirci figli dello stesso Padre. Era presente anche l'amico,
Come dimenticare le gite in compagnia delle altre persone del gruppo di volontariato di cui lui era il responsabile spirituale? I tanti momenti conviviali che terminavano al suono della sua chitarra riecheggiano ancora nella mia memoria. Non posso tralasciare il ricordo delle giornate di ritiro vissute insieme, indimenticabili per me. Don Mauro sapeva parlare dell'amore di Dio per ciascuno di noi in maniera tale che ciascuno sapeva percepirlo chiaramente nel suo cuore. Di lui mi rimane anche il suo amore per il prossimo in difficoltà, i carcerati, i drogati, gli alcolisti. Dubbio, se non lo avessi incontrato, la mia vita sarebbe stata differente. Purtroppo se n'è andato troppo presto, lasciando un vuoto incolmabile, ma il suo esempio e ciò che ha saputo seminare rimarranno per sempre nel mio cuore e in quello di chi ha avuto la fortuna di incontrarlo. Vorrei ancora sentire la sua voce quando diceva: vieni, benedetta. Diamo ora voce a una serie di testimonianze femminili. Sono Agnese. Sono veramente grata per l'opportunità che mi è stata offerta di ricordare chi è stato per me Don Mauro. Ben sapendo che non è facile descrivere la persona straordinaria che era. Nella canonica di Via Cagna, che fu da subito casa di accoglienza, oltre a prendersi cura di tanti ragazzi difficili, era sempre presente per chi avesse bisogno di aiuto o semplicemente di un consiglio, che elargiva con dolcezza e anche molta fermezza. La mia formazione nel volontariato, in particolare nell'AVUS, la devo a lui. Mi ha insegnato come approcciarmi, come infondere fiducia nei ragazzi che ho incontrato e che ancora oggi incontro sul mio cammino. Ogni volta era solito chiamare anche me con l'appellativo Benedetta Donna. Guida, faro sicuro nella mia vita, Don Mauro. Sostegno nel mio cammino quotidiano. Ricordo con grande commozione il nostro incontro nella chiesa di San Giuliano quando mi confidò l'inizio del suo calvario. Non aveva paura di mettere a nudo la sua fragilità umana, la sua debolezza nell'affrontare la malattia. È stato un grande anche questo. Abbiamo pianto insieme quel giorno. Sono sicura che quel momento così intimo e speciale ha rafforzato la nostra fede. Tanto ci sarebbe da dire, ma la testimonianza importante che ci ha lasciato Don Mauro è la sua bontà, la sua gioia nel professare la sua fede e la sua vocazione, la sua disponibilità verso il prossimo, valori che restano incisi dentro di noi. Ancora oggi, dal profondo del mio cuore, non posso che dire grazie, Don Mauro, di esserci stato. Questa è la testimonianza di Roberta Mentigazzi. Don Mauro è stata una guida spirituale per l'AVUS. Durante le nostre riunioni mensili, lui leggeva una pagina del Vangelo e, partendo da quella lettura, ci faceva riflettere sul nostro volontariato, sulla nostra quotidianità. Abbiamo condiviso tanti momenti, non solo di volontariato, gite di più giorni ad Assisi e in Terra Santa, indimenticabile, una gita in montagna di una giornata, ritiri spirituali dalle suore di Santa Giovanna Antida d'Armeno e dai Salettiani di Pizzani. E ogni occasione, in ogni occasione, le sue riflessioni sapevano aumentare il nostro desiderio di essere volontari alla sequela di Cristo. Don Mauro sapeva infonderci la gioia di stare insieme. L'AVUS, finché è stato la guida spirituale dell'associazione, era davvero, davvero una famiglia. Per noi tutti Don Mauro è stato una gioia e l'abbiamo festeggiato nel suo 25esimo anno di sacerdozio, quando era già parroco di Gattinara. Nella piazzetta di Vintebio, una targa ricorda il suo nome, in memoria di quello che ha fatto nella sua vita. Nel 1991, quando ero
una giovane ragazza impegnata nel volontariato attraverso il quale mi sembrava di poter cambiare il mondo, Don Mauro mi ha regalato un libretto curato da lui e intitolato Poveri Noi. Poveri Noi, prima ancora che Poveri Loro, che era stato il seguito di questo primo volumetto, era un invito a riflettere sul significato della parola povero, cioè mancante, bisognoso, e portava inevitabilmente a concludere che tutti siamo mancanti, bisognosi di qualcuno, di qualcosa, di qualcuno che per il credente ha la Q maiuscola. Racconto questo perché pochi anni dopo, nel 95, ho dovuto trasferire l'esperienza del volontariato in un compito a cui non ero proprio preparata, quello dell'assessore alle politiche sociali del comune. E lì ho capito che non era più possibile scegliere e tante volte ho dovuto scontrarmi con quelle forme di povertà più difficili che portano certe volte alla tentazione di scappare via. In quei momenti, Poveri Noi mi ha aiutato però a capire che alla fine siamo un po' tutti sulla stessa barca, tutti esseri mancanti e bisognosi per un verso o per l'altro, ed è proprio quello che ci rende umani, cioè capaci di chiedere aiuto e contemporaneamente di dare aiuto. Quell'essere tutti poveri noi è per me l'immagine della comunione rappresentata da quel lungo tavolo della canonica di San Lorenzo, che per tanti anni è stata la casa di Don Mauro, un tavolo attorno al quale c'era posto per tutti quelli che passavano di lì, un tavolo attorno al quale si consumavano i pasti, si pregava, si discuteva anche, si programmavano le attività, si condividevano riflessioni, un tavolo attorno al quale tante volte poi si suonava la chitarra e si cantava insieme. Ecco, a me quel tavolo lungo e stretto in cui si respirava il senso della famiglia, forse non perfetta, ma proprio per questo tanto simile a ognuno di noi, oggi manca davvero tanto. Siamo Gino e Gina Di Donato e vogliamo ricordare così Don Mauro. Abbiamo conosciuto Don Mauro agli inizi degli anni 90. Ci aveva convocato perché aveva saputo che stavamo cercando una struttura anche fuori diocesi per la nostra comunità Cana di Galilea. Don Mauro ci disse che riteneva una ricchezza da non perdere la nostra esperienza di preghiere e di accoglienza e in quell'occasione ci fece parte anche di un suo grande desiderio, quello di creare un dormitorio gestito da volontari come testimonianza concreta della carità, per conto della Caritas diocesana. La scelta cadde sulla struttura di via Milazzo a Vercelli, messa a disposizione da privati. Questa casa risultò compatibile con la convivenza della nostra comunità, che accoglieva minori in difficoltà al primo e secondo piano, e del dormitorio a piano terra. Alla fine del 93 si apriva la nuova sede della comunità e il 14 settembre del 94 veniva costituito il centro di accoglienza notturna Santa Teresa, che Monsignor Bertone inaugurava il 2 ottobre. Erano date significative, l'esaltazione della Santa Croce e gli angeli custodi. Il centro aveva 6 posti letto e ha raddoppiato nei casi di emergenza come l'accoglienza dei giovani kosovari. Ha funzionato fino alla metà del 2001, gestito da noi con altri volontari e con gli obiettori di coscienza della Caritas, che a turno venivano alla sera a fare il loro servizio. Il centro è stato poi trasferito in un'altra sede quando i proprietari hanno richiesto la struttura. Don Mauro era il direttore della Caritas diocesana ed è stato chiamato in quel periodo a essere anche parroco di Gattinara. Fu allora che mi invitò a collaborare con lui come vice direttore della Caritas, insieme ai carissimi Adriano Mentigazzi e Franco Cavaliere. E ricordo con tenerezza quando Don Mauro, già provato dalla sua malattia, ha voluto vivere come volontario per una notte presso il suo amato dormitorio. Mm.
Volevo aggiungere, adesso ne sentiremo altre di testimonianze, però volevo aggiungere una che ho raccolto in redazione dalla voce viva di Giulio Pretti. Per chi non lo conoscesse, Giulio Pretti è una persona che è molto nota per Celli perché dunque, è responsabile della confraternita di Sant'Antonio Abate, membro del carnevale, insomma, cittadino del comitato, era presidente del comitato carnevale, però forse pochi sanno che Giulio Pretti è stato il primo, tra i primi volontari, se non proprio il primo, a frequentare il carcere di Vercelli, quando ancora era nel castello Sabaudo di Piazza Medeo Nono, quindi non c'era ancora la casa circondariale di via che è stata fatta poi negli anni Ottanta. E è venuto espressamente in redazione, tirandosi dietro il suo trollino con l'ossigeno, perché insomma ha avuto dei problemi, però mi ha detto: io sono venuto qui perché mi piacerebbe dare una testimonianza su Don Mauro, però non posso insomma neanche registrarla, così io te la racconto e poi tu la dirai. E io te la racconto perché sono due episodi molto belli. Il primo riguarda riguarda il carcere, cioè tutte e due riguardano il carcere, ma il primo è di questo detenuto che a un certo punto è stato insomma rilasciato, concluso la pena, e ci ha invitati, raccontava Giulio, ci ha invitati ad andare nella sua casa nel Milanese, perché voleva far conoscere a Don Mauro i suoi figli. E noi siamo andati, insomma. Ed è stato, ha detto, un pomeriggio bellissimo, un giorno bellissimo, non so se poi sono rimasti a pranzo, insomma. E comunque ha detto, è stato bellissimo, perché si sono commossi tutti praticamente. La moglie ha detto, ne aveva combinate, insomma, ne aveva fatte di tutti i colori, e invece adesso è ritornato cambiato, e noi li ringraziamo tantissimo. Insomma, volevano esprimere la loro riconoscenza e farli sentire parte della famiglia. Il secondo invece è veramente un aneddoto simpatico, perché un giorno Don Mauro si è recato in uno dei bracci del carcere, già quello nuovo, e qualcuno gli ha gridato, insomma, Don Mauro, ma tu dovresti fare il Papa! E lui ridendo, prima si è messo a ridere, poi sempre ridendo ha risposto, sarà più facile che io diventi papà che non papa. E quindi pare che questi detenuti per un po' di giorni abbiano riso di questa battuta. Se vogliamo possiamo continuare con altre testimonianze invece registrate. Ornella Rocchetta Ronzani, che aveva Don Mauro come guida spirituale, che con suo marito e la loro bambina, che allora era piccola, andavano a trovarlo anche a Gattinara, e poi gli sono stati vicini quando era alla casa del clero, ormai malato, e hanno una foto con la bambina anche sul letto, insomma. Poi c'è il dottor Luigi Cantone, un medico dell'ospedale di Vercelli, e Pietro Leonardi. Ciao Don, ti ricordi? Sono venuta da te nel periodo più buio della mia vita, in cui mi sentivo come un piccolo uccellino, smarrito e pauroso. E tu, con pazienza e con amore infinito, mi hai aiutato a diventare un'aquila con grandissime ali per volare verso Dio d'amore assoluto. Ti ringrazio per essere con me sempre, e nel mio cuore sento la tua voce che sorridente mi dice: ciao Benedetta. Io vorrei ricordare Don Mauro come l'ho incontrato la prima volta. Era negli anni 70 ed era nata da poco la nuova parrocchia di Santa Maria Maddalena, prima retta da Monsignor Giovanni Musazza e poi da un trio. Parroco era Don Osvaldo Carlino, vice parroci Don Massimo Bracchi e Don Giovane Don Mauro Tragiotti. Ti colpiva subito il modo di fare accoglienza di quest'ultimo. Gli altri due più seri, lui sempre sorridente. Ti veniva a pensare che non fosse veramente un sacerdote, poi capivi che era soprattutto un amico. Buongiorno a tutti, sono Pietro Leonardi, 81 anni.
Volevo fare questa testimonianza brevissima per quello che mi è successo parlando di Don Mauro Stragiorti. Era l'estate del 2001, Don Mauro era stato, diciamo, moriva nel gennaio del 2001. Io mi stavo recando quel giorno di un pomeriggio torrido a San Salvatore Monferrato ed ero in macchina. Nelle prime ore di quel pomeriggio la calura era incredibile, un'afa mi tormentava, non mi intorpidiva, non membra, testa e tutto quanto. Non avevo il condizionatore d'aria in macchina e il condizionatore d'aria e faticavo a guidare, per cui mi stava impadronendo anche la sonnolenza. Il fatto è che dopo aver superato il paese di Acimiano mi addormentai al volante e non so quanto tempo è passato o meno, so che di colpo mi sono svegliato e stavo per ribaltarmi in un prato sottostante a livello stradale. Ho dovuto fare una strada brusca e per fortuna che non veniva nessuno in senso opposto, perché mi sono catapultato in mezzo alla strada, ecco. Ma nel medesimo momento che capitava questo, io ho visto diciamo cosa incredibile, non so se con i miei occhi o quelli del cuore o che ho visto il volto sorridente di Don Mauro e ho udito bene però il suo timbro di voce che mi diceva: guarda che se ti addormenti vai fuori strada. E poi come ho visto e ho udito quello, e tutto è sparito, è svanito. E praticamente Don Mauro mi ha salvato la vita sicuramente e anche da un disastro che sarebbe stato inevitabile. Per me Don Mauro era in vita, era sempre stato un amico. Diciamo, non so raccontare tutta la sua vita, perché sarà conosciuta ben da tutti, insomma. Noi abbiamo avuto momenti di preghiera nel monastero di Santa Margherita e anche momenti di Santa Allegria nella casa che a fianco di San Giuliano, in quel budello lì vicino a San Giuliano, dove lui aveva la casa, l'aveva ristrutturata a spese sue, insomma. Quindi tante volte ci trovavamo lì per una suonata di chitarra e una cantatina ed era un buon amico. Ce ne sono ancora? Non ho avuto la fortuna di conoscere personalmente Don Mauro e quindi non ho aneddoti o particolari fatti evocativi da raccontare, ma in quanto volontario Caritas e in particolare responsabile dell'Emporio della Solidarietà di Vercelli e quindi responsabile di un buon numero di volontari, mi sento in dovere di portare la mia testimonianza relativamente all'eredità che questo santo sacerdote ci ha lasciato in questo campo. Direi una piccola tessera per comporre il grande mosaico della sua figura. Credo infatti che celebrare una persona significhi soprattutto cogliere dalla sua vita i gesti e gli atti che rendono attuale il suo insegnamento e lo fanno rivivere in mezzo a noi. Accenderò quindi solo a qualche aspetto, incominciando col dire che l'approccio di Don Mauro ai problemi degli ultimi e al modo di affrontarli è insieme scientifico, cioè ragione e cervello, ed emozionale, cioè frutto di sentimento e di cuore. Aspetti che egli stesso dichiara inscindibili. Le motivazioni per cui si decide di fare volontariato risultano determinanti, tanto da aprire e chiudere un cerchio entro cui si sviluppano le azioni concrete. Non può essere per gratificazione personale che decidiamo di metterci al servizio degli ultimi, ma dobbiamo essere riportati dall'amore, perché solo quello ci muove. Una frase del libro Poveri noi
uscito per la Pasqua del 91, come credo si sappia, potrebbe riassumerne il pensiero. Dice Don Mauro: di me stesso so che un fine che non è me stesso, non uno scioglilingua, ma un vero e proprio progetto di vita. Tutto sta quindi nelle motivazioni che ci spingono a determinate azioni. Per esempio, c'è un modo di vivere la religiosità come relazione con Dio trascendente, giustificata non dai vantaggi che essa può procurare, cioè salute, protezione e via via, ma da ciò che il rapporto significa in se stesso. Così come l'adesione a un'ideologia politica può essere motivata dalla convinzione che quel patto rappresenti i nostri ideali piuttosto che rispondere ai nostri interessi. E così di seguito, per quanto riguarda l'associazionismo, ai vari livelli, direi a tutti i livelli, fino ad arrivare al matrimonio, che deve basarsi sulla ricerca del bene per l'altro e non per se stessi. Insomma, in tutte quelle situazioni in cui è richiesta socialità, le motivazioni che ci muovono risultano fondamentali. E pur non perseguendo la propria soddisfazione, si può arrivare a una gratificazione anche personale generata proprio dal fatto di fare ciò in cui si crede. Così scrive Don Mauro nei suoi scritti. I valori cristiani quindi sempre al centro e a guida delle nostre azioni. Come dicevo, soltanto un accenno della sua vasta e complessa eredità culturale, ma credo sia paradigmatico del suo essere e del suo insegnamento e tracci una strada che siamo tutti invitati a seguire. Adesso proseguiamo con il dottor Eusebio Balocco, psicosociologo, che si soffermerà questa volta su Don Mauro uomo e studioso, autore appunto di questi due libretti di cui si è già, accennato, Poveri noi, poveri loro, ci ha accennato Vittone, ma anche prima Maria Pia Massa. Ci racconterà in sintesi di che cosa trattano questi due libretti e che obiettivo si ponevano, no? E anche che cosa potrebbe scrivere oggi, ti chiediamo, che cosa potrebbe invece scrivere oggi, Don Mauro. Allora, io parto dal dirvi chi sono, perché probabilmente pochi mi conoscono. Mi chiamo Eusebio Balocco. Tira col microfono. Però prima vi racconto un aneddoto personale per introdurre la mia riflessione, che ho sentito e che mi hanno arricchito molto. Io ringrazio Luigi Ciotti perché mi ha commosso nell'accennare l'impegno cui sia si è preparato per questo incontro e sia come ha detto il suo impegno. Allora, io 10 anni fa più o meno ero a Pietralba. Dopo scoprì che lì è un posto dove vanno in vacanza molti vescovi, tra cui il cardinale che riconobbi scendere da un pullman. E per caso mi fermai a parlare con uno che sembrava un prete normale. Da campo io all'epoca mi occupavo di social living, cioè di che cosa sognano le organizzazioni, comprese la Chiesa. Cioè, sogna ancora la Chiesa, chiesi a questo prete. E scoprì che non era un prete qualunque, era Monsignor Franco Festorazzi, vescovo emerito di Ancona. E quando io lo trovavo era un bravo biblista, che aveva pubblicato dei libri importanti, che mi chiacchierava un po' e a un certo punto ci salutava, perché era finita la conversazione. Io stavo per salire in macchina, lui torna indietro, e mi dice: Eugenio, ho un pensiero per te, mi dica. E lui mi citò una frase del Talmud che dice: Dio creò l'uomo e pose in fondo al cuore un punto di domanda. Ecco, quindi quello che io cercherò di dire oggi, prendetelo come punti di domande, non come cose assertive. Ecco. Allora, la prima cosa è che io devo ringraziare le persone che in questi 2 mesi mi hanno aiutato a recuperare la mia memoria di Don Mauro. Perché io lo incontrai la prima volta nel 1982. Breve parentesi, era un'epoca in cui a Vercelli c'erano Don Mauro, Don Luigi e Fratel Placido Vidale.
e ricordo che io ero andato da lui perché sapevo che si occupava di carcerati nel carcere di Vercelli ed ero andato per capire quali potevano essere gli sviluppi di un'eventuale collaborazione. Poi però per motivi diversi, io ricordo che in quel periodo Don Mauro non era particolarmente libero perché era terminata l'esperienza credo, della comunità per tossicodipendenti, più o meno era in quegli anni. Poi passarono degli anni in cui non ci vedemmo e ci vedemmo nel 1990-91. E io trovai in Don Mauro profondamente cambiato, profondamente cambiato dal mio punto di vista. Ed era durante un incontro della, diciamo, degli operatori di telefono amico che avevano scelto Don Mauro come accompagnamento spirituale. E alla fine di uno di questi incontri io gli chiesi, ma Don Mauro, che cosa ti è capitato? Perché non sei più lo stesso che io ho conosciuto alcuni anni fa. E lui mi raccontò che nel frattempo aveva frequentato la tua in provincia di Pavia, per tre estati di seguito un percorso molto approfondito e molto serio di, diciamo, di psicologia, in realtà non era solo psicologia. E la cosa che mi piacque è che questa esperienza l'aveva profondamente cambiato, almeno dal mio punto di vista, e quindi proseguimmo il dialogo. Poi un anno dopo io ebbi l'occasione di avere questi due libri, Poveri noi e Poveri loro. E lì incominciai ad apprezzare il Don Mauro di cui oggi non si è parlato esplicitamente, cioè un Don Mauro profondamente interessato anche alle dinamiche interpersonali, relazionali, collegate a un approfondimento personale. Cioè io ho capito poi, parlando con in particolare con Don Tonino Guasco e con Don Eusebio Diretto, alcuni elementi che mi erano sconosciuti. Feci anche un'intervista su Anna Bissi, che era stata docente in quegli anni a questi seminari, e poi chiesi ultimamente a Eusebio Diretto, durante un colloquio, come mai quell'esperienza si fosse interrotta. L'esperienza che Don Mauro aveva fatto e che aveva prodotto questi due libretti che anche oggi sono, secondo me, ancora attuali, ma che dopo 30 anni, nel 1991, due sono stati pubblicati in quell'anno, avrebbero bisogno di un ripensamento. Ecco, questa è la mia, diciamo, il mio contributo a conoscere un Don Mauro meno esplicito, perché Don Mauro non faceva mai citazioni, non calava mai dall'alto le sue comunicazioni. Era una persona estremamente affabile, gioiosa, una delle persone di Gattinara che ho intervistato. E per recuperare la memoria di Don Mauro io ho cercato di recuperare che cosa ricordavano le persone che avevano conosciuto direttamente. E questa signora, Mariolina Marone, che è rimasta al telefono per me a lungo, mi ha raccontato una parte di Don Mauro che io non conoscevo, cioè la parte più spirituale, ma anche la parte umana più simpatica a me. Cioè Don Mauro era uno a cui piaceva vivere, gli piacevano i funghi, andava per funghi e frequentava volentieri i menestrelli di Gattinara, cioè un gruppo di signori che si ritrovavano in una cantina dove facevano merenda, suonavano la chitarra o la fisarmonica. E la cosa che mi ha colpito nella descrizione di Mariolina Marone è che Don Mauro non aveva nessun intento, come dire, di farli andare in chiesa o di convertirli, aveva solo il piacere di condividere con loro questa esperienza. Quindi nella mia mente oggi c'è un'immagine molto, molto bella di Don Mauro, che all'apparenza era la persona simpatica, gioiosa, festosa, molto empatica anche, ma allo stesso tempo aveva alle spalle una preparazione di alto livello. Io questo l'ho constatato perché Don Eusebio Viretto mi ha aperto la sua biblioteca, mi ha fatto vedere i libri che avevano condiviso e che avevano studiato insieme a Torazzetta. La domanda che io oggi mi faccio è: come mai questa esperienza che ha coinvolto alcuni
alcuni sacerdoti della diocesi poi si è spenta nel tempo. Io non ho la risposta perché io non lo so, però sarebbe molto interessante riprendere dei percorsi di maturazione umana che affondino la loro radice anche in quelle che sono le dinamiche psicologiche interpersonali. Questo è un tema che mi affascina sia per i motivi che ha detto Don Luigi, cioè la passione, l'interesse, il mettersi in gioco, ma anche in modo, direi, un po' più consapevole, perché oggi non tutti sono credenti. Io, per esempio, so di essere un, come diceva qualcuno, io credo di credere, ma non sono così sicuro, lo diceva Gianni Vattimo, credere di credere. Per cui ci sono delle persone che però, se accostate in un certo modo, possono trovare delle motivazioni per avvicinarsi, lui lo diceva, dei volontari, ma credo che valga per tutti, poveri loro e poveri noi. Adesso tu mi fai l'altra domanda. Sì, beh, intanto ti avrei chiesto appunto che cosa pensi che scriverebbe oggi Don Mauro. Ecco, questa è la domanda più intrigante, perché io, diciamo, per motivi miei personali che possono essere in parte condivisi, io sono 30 anni che medito su un libro di un mio maestro parigino che si chiama Maurice Bellet, il quale è scritto 30 anni fa, più o meno come i libretti di Don Mauro. Come dire, Chiesa viva o Chiesa morta, più o meno adesso il titolo in francese, e lui alla fine propone per una Chiesa viva che ha le caratteristiche di cui hai parlato. Che cosa scriverebbe Don Mauro? Naturalmente anch'io gli darei qualche suggerimento. Il mio pensiero oggi è questo, cioè la Chiesa povera è anche forse una povera Chiesa, Chiesa povera come povera Chiesa, io propendo di sì, perché secondo me scriverebbe forse povera lei, ma non per dare un giudizio severo su com'è la Chiesa oggi con tutti i suoi problemi e le sue difficoltà, ma per prospettare delle vie di uscita partendo proprio dal territorio, dalla situazione locale di come sono i preti, i volontari, non dico il vescovo perché è qui che senti, però tutti, come si esce da questa situazione di una povera chiesa? Allora, permettetemi l'unico elemento che forse Don Mauro tollera oggi dopo aver sentito le cose bellissime che sono state dette. Allora io anche questo non è un atteggiamento di oggi, è un atteggiamento che dura da anni. Io da anni sto rileggendo delle cinque piaghe della Chiesa di Antonio Rosmini. Delle cinque piaghe della Santa Chiesa, dice il Beato Antonio Rosmini, di cui c'è la lapide, ma solo la lapide in seminario, la lapide. Perché come succede spesso nella Chiesa, si fanno santi e beati quelli che non muociono più. Perché il Beato Antonio Rosmini scrisse delle cinque piaghe della Chiesa nel 1832, tenne nel cassetto questo libretto per 15-16 anni, finché non diventò Papa Pio IX, ma ahimè quando lui pubblicò il libro gli vennero tanti di quei guai che il libro fu messo all'indice. Faccio una velocissima sintesi, mano sinistra, la separazione tra clero e popolo, la ferita che allora era viva, ma non è che oggi sia finita. La mano destra, insufficiente educazione del clero, diceva il Beato Antonio Rosmini. Siamo sicuri che oggi la preparazione del clero, non lo so, sono domande. Il costato, la disunione dei vescovi, è una lettera, questa piaga è descritta in modo molto bello, perché dice che i vescovi dovrebbero fare comunità fra di loro. Magari sì, io non lo so, però è un invito mica male. La piaga del piede destro, nomina dei vescovi da parte del potere politico. Oggi questo non capita più, ma all'epoca l'imperatore d'Austria mandava vescovi ungheresi e tedeschi in Lombardia, in Veneto. Oggi forse c'è un appendice poi delle cinque piaghe della Chiesa che riguarda la nomina dei vescovi a clero e a popolo. La nomina dei vescovi a clero e a popolo.
Cioè, perché non è il clero e il popolo che sceglie il vescovo come successe a Sant'Ambrogio a Milano? Cioè, attenzione che le diceva Antonio Rosmini nel 1847. E infine la quinta, piede sinistro, la servitù dei beni ecclesiastici, che all'epoca erano una cosa triste, oggi un po' meno, ma io della Chiesa povera ho sentito anch'io parlare da Papa Francesco. Oggi però, siccome cinque sono poche, io ne ho aggiunte due, cioè le ho portate a sette. Sono diventate sette nel frattempo e a me dispiace, la sesta, che io ho detto la corona di spine, è data dal dramma mondiale della pedofilia del clero, cioè quello che ha costretto un papa e poi un altro a chiedere perdono per questa piaga che è radicata probabilmente in quell'educazione che Don Mauro non ha avuto, perché è stato fortunato come anche tu, Lucio, giusto? Cioè alcune strutture, e questo è un po' il mio lavoro, producono involontariamente delle conseguenze inconsapevoli, come dice Don Mauro, poveri noi se inconsapevoli. Lì parla dell'inconscio. La mia ipotesi è che ci siano delle cose non dette, non dicibili anche nelle nostre organizzazioni. E la settima, il peso della croce sulla spalla, è data da un colloquio che io ricordo come intenso, sofferto, padre Marco, quando ci raccontò in diretta, noi del MEI, la sofferenza che provò quando dovette comunicare Enzo Bianchi e i suoi confratelli la decisione di dover cambiare sede. E come mi risulta che Enzo Bianchi è ancora lì, e questa roba mi ha profondamente colpito, perché quando io da giovane andai a Bose, quando era ancora una cascina sperduta sulla serra, quindi ho dei ricordi positivi e ogni tanto mi sono sposato lì, non lì a Bose, ma nella chiesa di San Secondo. E domenica scorsa ho letto un articolo di Massimo Faggiori, che io avevo conosciuto a Bose, che parlava esattamente del dramma che si sta consumando davanti a tutti. Che cosa fare in queste situazioni? Ecco, io non ho risposte, perché ho detto che ho solo punti di domanda, quindi io non giudico, ma il colloquio che tu facesti allora, mi ricordo, mi rimase impresso, perché era una sofferenza vera quella di avere a che fare con persone che scrivono libri, sono maestri di discernimento, scrivono libri sul discernimento, ma praticarlo al loro interno. Ecco, questa per me è una metafora delle difficoltà di oggi a passare dal dichiarato, dalle affermazioni, al fare le cose di cui Luigi ha parlato molto bene. Questo è un tema che sembra lontano dall'esperienza condivisa di Don Mauro. Don Mauro, cioè, non avrebbe probabilmente parlato di una chiesa crocifissa, però si può fingere oggi che questa chiesa, quella che io vedo a Vercelli, faccio un esempio per non fare astrazioni, la frammentazione dei movimenti di ispirazione, frammentazione, la difficoltà di questi movimenti di fare massa critica, cioè in un periodo di crisi profonda, di creare delle connessioni, di fare rete per sostenere un'opera che è veramente impossibile. Cioè oggi dire le parole che tu hai detto è una fatica immensa. Io ero a pranzo con tre sacerdoti, tra cui Franco Givone, gli ho chiesto: dov'è finita la biblioteca di Don Mauro? Nessuno sa dove siano finiti i suoi libri. Eppure i libri che cita nei suoi libri sono di una ricchezza culturale veramente straordinaria. Perché questa dimenticanza di questa parte di Don Mauro, che non è la parte, diciamo, né biografica né mediagiografica? Perché io, se c'è una cosa che non apprezzo, è fare di Don Mauro, la geografia, l'avevamo condiviso, no? Perché non è questo lo scopo. Lo scopo è come riattualizzare il suo pensiero, che era un pensiero critico. E mi è piaciuto quello che hai detto quando hai richiamato la nostra responsabilità a un pensiero critico. Siccome io qui vicino al lupo, agli studenti del terzo anno, insegno il critical thinking, si dice così oggi. Pensiero critico,
pensiero critico insieme alle soft skills che sono richieste per entrare oggi nelle aziende, e però forse anche nella Chiesa un po' di pensiero critico aiuta. E tu sei un esempio, quindi io ho preso appunti. La cosa che mi è piaciuta di più, però, quello che hai detto, per stare nel tema, è quando hai detto che, citando e quindi identificandoti in quello che dicevi, tutte le storie non sono irreversibili, quindi neanche la storia di questa chiesa povera, povera chiesa col punto di domanda, è irreversibile. Il mio non è un giudizio, è un tentativo di pensare ciò che accade davanti a noi, ma pensarlo in modo tale che noi il giorno dopo non restiamo uguali al giorno prima, cominciamo a fare qualcosa. Ecco, questo è, diciamo, quello che secondo me potremmo fare per ricordare. Certo, mi sembra anche propositivo, cioè direi che oltre al pensiero critico dobbiamo anche fare delle proposte che vuol dire che se facciamo delle proposte significa che noi ci assumiamo quella responsabilità di cristiani che siamo, quella che diceva Don Ciotti e che diceva che noi non possiamo lì stare lì a guardare, e quindi pensiero critico direi e anche progettazione e attività. Ecco. Allora, a questo punto, visto che siamo passati sull'ordine, dalla solidarietà anche allo studio, non so se abbiamo ancora un po' di tempo, ecco, avremo la testimonianza del dottor Nando Brunetti, che è uno psicologo che io ho conosciuto fin da ragazza, perché andavamo all'English Center, anche qualche nota di colore, insomma, che è carina, perché è una persona anche, era una persona, ragazzini, eravamo 12 anni, e facevamo la strada insieme per tornare a casa, un pezzo di strada insieme, lui era sempre pieno di battute, mi faceva ridere, cioè proprio, era proprio simpatico, insomma. Adesso è diventato un uomo di pensiero, uno specialista, anche una persona provocatoria, che però con Don Mauro ha avuto un rapporto di amicizia che si è sviluppata nel tempo, prima di confronto, poi di amicizia, e quindi direi che è interessante, insomma, sentire questa testimonianza. La mia esperienza personale con il Don la devo a mia madre. Io ero oggetto di grande preoccupazione, causa di grande preoccupazione per la mia mamma, perché io non sono credente, sono sperante, nel senso che spero che abbiano ragione quelli che credono. E questa la mia mamma non bastava. Lei, per motivi legati alla sua attività di volontariato, aveva conosciuto il Don e mi aveva perorato la causa. Ti piacerà, guarda, è particolare, parla come te, vallo a conoscere. E quindi per farla contenta mi recai una domenica, credo, a San Lorenzo e ascoltai la prima volta il Don. Ed effettivamente mi colpì il suo modo di parlare, diretto, la sua attenzione alla dimensione anche psicologica degli esseri umani, che era in linea col mio mestiere, per cui insomma andrei a aspettarlo, cominciamo a fare conoscenza, a familiarizzarci. Ci aiutò molto la fede calcistica comune, sapete come siamo noi italiani, quando uno viene per la tua stessa squadra ti piace da di più, ti sembra più intelligente. E quindi cominciamo a raccontarci reciprocamente, e io gli proposi il mio personale pallino, cioè quello di poter arrivare a operare una lettura psicologica da mia professione del Vangelo, e lui ci stette, e quindi cominciamo una sorta di intervisione in cui io proponevo le cose penultime e lui rispondeva integrandole molto bene con le cose ultime. In fondo, tutti e due facevamo i conti, sia pure da due angolazioni differenti, non inconciliabili, mi viene sempre più da dire, con la sofferenza degli esseri umani. Lui era sicuramente concretamente utile, io chissà, comunque ci provavo. E così progressivamente, come spesso succede, dalla condivisione, dal confronto, anche polemico a volte, perché io lo punzecchiavo e lui ci stava, e poi ebbi modo di scoprire che questa cosa gli piaceva, insomma, dalla questa forma di condivisione pian piano arriviamo a qualcosa di più, che era più vicino alla dimensione dell'amicizia. Dico vicino perché non era ancora una vera amicizia del tutto. Lui poi fu trasferito a Gattinara, e vi risparmio i commentacci della mia mamma, scoprì che sapeva usare delle parole molto colorite,
questo e ci perdemmo un po' di vista. E questa è la prima fase della mia relazione col dono. La seconda fase è il suo ritorno da Pinara. Da Pinara aveva lasciato molti cuori infranti, un po' lui era anche il mio, devo dire, e ci ritrovammo e lui doveva già fare un'altra cosa, doveva fare i conti con la malattia. E li stava facendo personalmente molto bene, devo dire, se voi vedete il suo libro, vi ricordate queste tre parole, questi tre concetti fondamentali: perdonare se stessi, perdonare Dio, perdonare gli altri. Beh, perdonare se stessi, benvenuto nel clan, Don. Noi siamo sapiens e i sapiens sono animali, sono esseri gravemente imperfetti, siamo complessi, conflittuali, limitati, pure impermanenti. Quindi non siamo così intelligenti come ci piace pensarlo e neanche così buoni. E quindi sbagliamo, e quindi siamo pieni di debolezze e contraddizioni. Immagine e somiglianza di Dio, ma io ho sempre avuto dubbi. Nella migliore delle ipotesi è una somiglianza molto, molto vaga. Io almeno sono piuttosto bruttarello, ecco. Certo, se guardo il Don, se guardo te, un po' di bellezza la vedo e la prospettiva cambia un po'. Perdonare Dio. Quella vedi anche la tu, io ancora non ho neanche capito se esiste veramente, non sono arrivato a una conclusione definitiva. E chissà oggi perché, magari, so che sei malato, pretenderai un po' per il no. E lui mi rispondeva, fidati Nando, cioè fidarsi, è un bel problema fidarsi. Come San Pietro, Don, sulla tua parola getterò le reti. Però poi lui i pesci li ha visti davvero, qui invece non si vede un accidente. E lui diceva, no, ma lucida le lenti, Nando, forse sei tu che non vedi. Forse sei tu, ma che dici? Perdonare gli altri. Mi perdoni, Don? Questa era una domanda importante. Guarda che mi perdo tanto anch'io. Si dice che chi trova un amico trova un tesoro. Ecco, chi perde un amico perde un tesoro. E mi sa che tu sei davvero un tesoro inestimabile. E poi Don mi dimostrerà nell'ultima fase che mi ha perdonato. Però ancora in questa fase Don torna, secondo me, a fare il suo mestiere di amico dell'uomo. Cioè il figlio dell'uomo e l'amico dell'uomo. E lui è l'amico dell'uomo e con dei cambiamenti per forza. Cambia il senso del tempo, cambia la possibilità di pensare in termini di progettualità, tutto si presentifica. Da un lato l'accettazione che non è rassegnazione, dall'altro la sottolineatura sul qui e ora, sul tempo presente. E quindi continuano un po' le provocazioni. Io gli dico, caspita Don, stai studiando da buddista? E lui mi dice, beh no, diceva da Gesù, basta ogni giorno la sua pena. E se vogliamo, buon allievo, diceva Saremassa, direi, per questo pure Epicuro. E per inciso Epicuro diceva anche una cosa importante, che non c'è un piacere più grande dell'amicizia. Confermo Don, è stato un grande piacere, veramente. E poi la terza fase. Di nuovo una separazione tra la prima e la seconda. A un certo punto io lo andavo a trovare alla casa del clero, lui non era ancora nella fase terminale, era ancora nella fase in cui si poteva, lo leggerete sul suo libro, chiedere la guarigione, chiedere che venisse ripristinato le sue funzioni. E così io andavo a trovarlo, ma un giorno non mi fecero entrare. Una suora, forse preoccupata delle sue condizioni di salute, mi disse che probabilmente in quel momento non gradiva essere disturbato. E io rispettai quella che pensavo stupidamente fosse la sua opinione, la sua idea.
E un po' di tempo dopo invece venne richiamato il Don, che mi diceva: scusa, perché non ti puoi più sentire? E però è stata importante questa separazione. Lì inizia l'ultima fase, diciamo, dal 20-22 dicembre fino al 6 gennaio, l'ultima volta che io l'ho visto, perché era un altro Don Mauro. Era un Don Mauro che aveva smesso di chiedere la guarigione, era un Don Mauro pienamente consapevole della sua vita e che aveva ancora una volta deciso di farne qualche cosa. E ha continuato a fare l'amico dell'uomo, ha fatto una cosa fantastica, ha permesso a tutte le persone che andavano di fare il pieno del Don Mauro, come qualcuno che facesse la scorta per un lungo inverno difficile, facevano tutti il pieno del Don. E il Don era lì con loro, anche se gli costava tantissimo, anche se questo lo costringeva a ridurre tantissimo la dose della morfina e quindi lo pagava in termini di un grande dolore fisico e di una grande spossatezza. Quando finiva la messa, accoglieva tutti e poi era nel letto sfinito e noi ci guardavamo. E a volte parlavamo, ma a volte più spesso non ce la faceva. Stavamo lì assieme. Io volevo che nei momenti in cui aprisse gli occhi mi vedesse che ero lì, c'ero, non potevo fare niente, accettavo l'impotenza con lui. Ma l'impotenza riguardava me, non riguardava lui. E lui invece non era impotente per niente. E la mia esperienza soggettiva era quella, è stata in questi ultimi momenti, quella di un non credente ma sperante, a confronto con un credente che non spera più, non perché è disperato, ma perché non ha più bisogno di sperare e neanche di credere, perché sa, perché vede. Non posso spiegare il perché di questa sensazione, ma è quella che ho avuto in quei momenti lì. È come se in qualche modo il suo Dio fosse finalmente entrato in lui. E allora la mia famosa speranza aumenta in quei momenti e nei momenti in cui ripenso al dono, e assume anche un pizzico di un'altra qualità emotiva, una qualità emotiva molto più solida, molto più preziosa: la fiducia, la capacità di affidarsi. E quindi, se dobbiamo parlare, dobbiamo riflettere in termini di carità, credo che questa sia stata la più grande qualità, la più grande carità che Don Mauro mi ha fatto, non solo intellettuale, ma anche assolutamente spirituale. E di questo gli sarò per tutta la vita immensamente grato. Direi che anche questa è stata una testimonianza toccante. Adesso passiamo alle conclusioni di questo convegno che ci ha sollecitato moltissimo, ripenseremo agli stimoli che abbiamo avuto. Due domande per Monsignor Arnolfo, lei che non conobbe Don Stragiotti personalmente, ma ultimamente ne ha sentito parlare spesso, fin da quando l'anno scorso l'abbiamo detto che avremmo voluto organizzare delle iniziative in sua memoria. E poi ha presieduto la messa del 10 gennaio e ancora nel pomeriggio, al mattino ha presieduto la messa, nel pomeriggio del 10 gennaio ha ordinato presbitero Don Angelo Ligorio e ha fatto proprio nell'omelia, ha fatto riferimento a due preti diocesani, li ha proposti a Don Angelo, il nostro beato secondo Pollo e Don Mauro Stragiotti. Quindi questo mi ha colpito molto e quindi da allora a oggi, a chiusura del convegno, che idea, sentendo anche tutte queste testimonianze, che idea si è consolidata in lei rispetto a Don Mauro Stragiotti? È una cosa stupenda, no? Poter raccogliere tutte queste belle testimonianze dai compagni, Don Luigi, anche dal libro che ho letto sulle testimonianze, e poi i due libri che ho visto, Poveri noi e Poveri loro. E l'immagine che adesso così mi sembra più evidente è di un uomo ricco, ma ricco di una umanità, ricco anche di Dio,
talmente ricco che tutte le persone potevano trovare qualche cosa in lui. I carcerati, gli amici, i credenti e non credenti, le persone di strada come tutti quanti, lì potevano trovare un pensiero, una parola di speranza, un aiuto a continuare il cammino, mai un giudizio, mai una condanna, ma sempre un invito a continuare, ad andare avanti, anzi una specie di promessa di speranza, di aiuto, di camminare insieme, qualcosa, ecco, che certamente incoraggiava. Quindi mi viene in mente una persona così felice, una persona dallo sguardo ricco di centinaia, migliaia di sguardi che sono impressi nel suo cuore, nel suo volto, e quindi comunica proprio questa ricchezza che non ha smesso di comunicare, cioè questa ricchezza che a cui hanno attinto, no, le persone durante la sua vita, sembra che adesso continuino ancora ad attingerla. Ed è stata anche un po' l'impressione che ho avuto io, tant'è che ho voluto anche proporla questa immagine, no, stupenda, anche al prete, che tra l'altro veniva ordinato, ma non abbiamo cercato una coincidenza, è stata una provvidenza, cioè che il giorno esatto della sua morte, il 10 gennaio, fosse ordinato il 10 gennaio, 20 anni dopo, un giovane angelo. E allora vorrei proprio che questa ricchezza fosse anche la ricchezza dei nuovi preti, la nostra ricchezza, cioè questa pienezza di una vita intensa che ti ricolma veramente di gioia a cui tutti possono attingere. Però la cosa interessante è che anche ho notato è che noi lo vediamo, io l'ho visto come questa persona ricca, no, traboccante, che tutti potevano in qualche modo godere di questa sua ricchezza, ma lui, ho l'impressione, si sentisse invece povero, poveri noi, poveri loro, cioè si sentiva bisognoso sempre di arricchirsi, bisognoso di Dio. Mi aveva colpito anche Don Tonino, l'avevo sentito una volta, Don Tonino Guasco, quando mi diceva, suo compagno anche, e andava a trovarlo a sostegno, e dopo aver raccolto funghi così si sedevano e contemplavano la natura, che lì è molto bella, e si arricchivano in quel momento, avevano bisogno di contemplare. E quindi questa povertà che lui in qualche modo aveva bisogno sempre invece di alimentare, perché non fosse poi un denutrito, perché per poter dare deve arricchirti. E anche mi ha colpito il fatto che tutta questa vita donata agli altri, tutta questa vita spesa per gli altri, era una vita che lui cercava continuamente di arricchire. È stato anche citato prima dal dottore, no, Eusebio, il fatto che lui si documentasse, si formasse, cercasse coltivare a livello prima personale tutta uno studio, una formazione per arricchirsi di quegli strumenti con i quali aiutare gli altri. Quindi non era una, come dire, una carità improvvisata, ma era sì un dono traboccante della sua vita, ma che lui continuamente cercava di arricchire con la preghiera, anche l'adorazione, perché era un cristiano vero, l'ascolto della parola, la contemplazione, ma soprattutto si lasciava anche arricchire proprio da tutti questi volti, dalla strada, dall'essere sempre continuamente con la gente, che diventava anche il suo nutrimento, perché si nutriva di loro. Lei addirittura l'ha ricordato nella lettera pastorale, sono andata a vedere, ponendosi due domande, facendo riferimento a Don Mauro. Ha scritto: quale posto hanno i poveri nelle nostre comunità? Come recuperare nei loro confronti la premurosa attenzione che aveva Don Mauro Stragiotti, di cui ricorre il 20° anniversario della morte, il 10 gennaio 2021, questo perché ovviamente la lettera pastorale è prima di Natale. Prima di Natale. Quindi lei ha inserito anche Don Mauro come riferimento per i sacerdoti, no? Che cosa pensa che possa suggerire ai sacerdoti, ai suoi confratelli, ai suoi sacerdoti e a lei personalmente? Quest'anno stiamo vivendo l'anno eusebiano, perché Sant'Eusebio fu il primo missionario che portò il Vangelo qui in Piemonte, prima ancora di Torino, insomma, dal 345 al 371. E
Quindi io quest'anno ho voluto riproporre questa figura di Sant'Eusebio, che è stato un vero, come lo chiamavi anche tu, il prete mediatore, no? Tra Dio e gli uomini, ma in Gesù Cristo, unico vero mediatore, logicamente. Ma come Gesù ha incarnato la parola di amore del Padre per gli uomini del suo tempo, così questa parola oggi Gesù chiede che noi la incarniamo per gli uomini di oggi. E quindi certamente Don, come lo fu Sant'Eusebio per gli uomini del suo tempo, tant'è che Sant'Eusebio ebbe la grande intuizione di tradurre il Vangelo. Prima di San Girolamo, noi abbiamo gelosamente custodito nel nostro museo del tesoro del Duomo, abbiamo l'Evangeliare, cioè i quattro Vangeli tradotti da Sant'Eusebio, perché voleva che questa parola fosse incarnata, fosse accessibile, fosse comprensibile per gli uomini del suo tempo. Ma non solo una parola, quella del Vangelo, ma una parola vivente, la sua parola. Tant'è che lui volle, con i primi fratelli, proprio costituire una comunità, una fraternità, perché fosse questa la prima maestra di vita cristiana, cioè una testimonianza vissuta di fratelli, di fraternità, una chiesa autentica che diventasse capace di trasmettere, ma con l'esempio, ma con la vita, il Vangelo incarnato, il Vangelo cioè vissuto. Questa fu l'intuizione di Sant'Eusebio, molto bella. E questo, difatti, io vorrei riproporlo ai preti di oggi, ma Don Mauro l'ha incarnata nel suo tempo, già 20 anni fa, cioè questa figura di uno che sa incarnare il Vangelo, tradurlo per gli uomini del suo tempo, fare alleanze, fare, ecco, il cenobio, la fraternità di Sant'Eusebio, lui l'ha vissuta, ha fatto alleanze, ha fatto rete con tutti gli uomini di buona volontà, credenti o non credenti, ma con tutti quelli che potevano in qualche maniera aiutarlo a rendere tangibile questo amore, questa attenzione verso gli altri, verso il fratello. E quindi ecco perché chiederei proprio ancora oggi, no, ai preti di rifarsi a figure come Sant'Eusebio, ma anche a Don Mauro, che ha saputo veramente ridisegnare la figura del prete per il nostro tempo, che è la figura stessa di Cristo. Cioè noi non dobbiamo fare altro che incarnare oggi la figura del Cristo, perché il Cristo che annuncia il Vangelo si ferma di fronte al povero, di fronte al bisognoso, di fronte a colui che è ferito, di fronte a colui che si sente emarginato, allontanato dagli altri. Gesù si è fermato, non ha mai annunciato un Vangelo astratto, ma sempre in mezzo alla gente, passando con loro sulla strada. Io vorrei proprio che questo fosse la vera immagine del prete, del vescovo, della Chiesa di oggi, che è quella che Papa Francesco, che tu più volte hai ricordato, ci sta chiedendo. E quindi ti avevo chiesto all'inizio di aiutarci, no, a non sprecare questa bellissima eredità che ci ha lasciato Don Mauro. Ti dico grazie, perché con il tuo entusiasmo, la tua passione, ti hai fatto capire che è un dono grande, no, per la nostra Chiesa Vercellese, è un dono grande che non va sprecato, che la Chiesa ha avuto durante la sua vita, ma che ha ancora adesso, e che tocca a noi con responsabilità accogliere e continuare. Quindi io dico proprio davvero grazie a te e grazie a tutti quelli che hanno collaborato per rendere viva questa memoria di cui abbiamo bisogno, non dobbiamo lasciar perdere, perché sono queste ricchezze, no? Ricchezze della nostra Chiesa, del nostro territorio, e a cui dobbiamo attingere, né? Questo uomo ricco di Dio, di umanità, di amore e di speranza. Allora dobbiamo veramente non sprecarla questa ricchezza, perché è quella che ci può aiutare a riprendere il cammino, soprattutto adesso in cui abbiamo sperimentato con la pandemia il crollo di tante cose. Dobbiamo ripartire con un piede nuovo, giusto, non sbagliare, non tornare alla vita di prima, che di fatto è quella che ha portato alla rovina, ma ripartire veramente adesso con il piede giusto, con più responsabilità, con più armonia veramente con gli altri, con i fratelli e con il creato, che è la nostra casa comune. Quindi grazie veramente di cuore a tutti, e grazie anche a quelli che hanno lavorato per la trasmissione, no, di questo convegno molto bello e molto importante. Grazie a Ilde, grazie, la signora Ilde. Ah no, ma io mi ho fatto anche grazie a voi che avete arricchito con le vostre sollecitazioni, e io posso solo dire che
aver preparato questo convegno per tutti è stato un impegno serio e anche faticoso, perché abbiamo rivisto il programma, le testimonianze, insomma, tutto, però le abbiamo sentite e risentite, ma è stato veramente arricchente anche per noi. Io credo che se noi cristiani, noi che ci crediamo, insomma, e anche noi cristiani non credenti ma speranti, possiamo prenderci questa responsabilità di mantenere la freschezza di Don Mauro Stragiotti per quello che ci ha dato, per quello che abbiamo avuto, ecco, credo che sia già un obiettivo mezzo raggiunto. Chiedo scusa a chi ha presentato le testimonianze, non siamo riusciti a farle sentire perché siamo andati un po' oltre il tempo, però Don Ciotti ci ha molto stimolati e quindi avevamo bisogno anche di un incoraggiamento deciso, perché certe volte anche questo fa bene, perché ci troviamo in sintonia anche con quello che dice, quindi ci aiuta ad affrontare quello che ci aspetta. Quindi abbiamo saltato delle testimonianze, però c'è una bella notizia, che sarà prodotto il DVD di questo convegno, sarà messo a disposizione delle persone grazie all'iniziativa di Pubblico, cioè di Rita Matico, che sono contenta di avere finalmente qui, che qualcuno la possa vedere, perché ha lavorato dietro le quinte ma ha fatto moltissimo, e quindi è giusto ringraziarla, perché come ho detto all'inizio ha contattato un sacco di persone per il materiale, ci siamo messi qui a guardare le cose, insomma è stata veramente, e noi avremo questo DVD, giusto, che verrà tra l'altro proposto in cambio di una quota, insomma, che servirà per coprire le spese, e poi quello che avanzerà andrà in beneficenza, probabilmente alla carica diocesana, sì. Ecco. Le iniziative, questa è stata la prima grande iniziativa dopo la messa di ricordo del Don Mauro Stragiotti, ma ce ne saranno altre. Il direttore della Caritas ce ne può almeno elencare una che è già fissa, perché le altre dipenderanno anche dal Covid, dalla pandemia, e quindi potranno essere altre iniziative online, oppure di preghiera magari in luoghi all'aperto quando comincerà, insomma, il tempo, che i luoghi legati a Don Mauro, però si vedrà. Magari sì. Quella invece... Sì, abbiamo... Sì, ti ringrazio. Sì, avevamo pensato che un modo anche per far conoscere meglio la figura di Don Mauro ai giovani, perché è anche un problema di carattere culturale, no? Ecco. E nel contempo anche questo tentativo di sviluppare sempre di più quello che in Caritas si chiama l'advocacy, no? Cioè quello di farsi voce, no? Ecco, dei poveri, no? Ecco. E crediamo che anche la cultura può diventare uno strumento importante per farsi voce. Allora abbiamo pensato a due borse di studio finanziate da, diciamo noi, come Caritas, per giovani universitari o ricercatori della nostra università, qui del Lupo, del Piemonte Orientale, per uno studio, una serie di studi sociali che intercettino appunto, come dire, le problematiche di carattere sul disagio e sulla povertà, soprattutto per quanto riguarda il nostro territorio, che, come ci dicevamo anche già un po' a tavola, no? Ecco, è un territorio che si sta sempre di più depauperizzando, diventa sempre più povero, sia in termini numerici di persone, di giovani, che già da moda sempre, no? Ecco, sono stati costretti ancora 30-40 anni fa a raggiungere quotidianamente, quando c'era il lavoro, raggiungere Milano o Torino, no? Oggi non si raggiunge più né Milano né Torino, non c'è più il lavoro né di qua né di là né a sud, ecco. Quindi siamo sempre più in affanno, no? Ecco. Speriamo che questo modo di attraverso la cultura di costruire anche qualcosa che vada nella direzione di creare lavoro, no? Si diceva il lavoro, la casa, no? Ecco, questi sono anche due poli che sono estremamente importanti per dare giustizia a chi questa giustizia non ce l'ha. E recuperare lo sguardo di Don Mauro, che viveva nel presente ma guardava avanti. Esatto. Quindi a questo punto io ringrazio gli ospiti di studio, ringrazio tutti quelli che sono collegati,
ma soprattutto ringrazio Don Mauro, perché è stato Don Mauro a riunirci qui. Se noi non l'avessimo conosciuto, non avessimo avuto dei doni umani, spirituali, cristiani, di tutti i tipi, non saremmo qui. E quindi credo che se ci fosse stato avrebbe fatto una bella strimpellata di chitarra e ci avrebbe fatto cantare. Allora, io nel suo ricordo, vivissimo e riconoscente, vi saluto così. Ciao Benedetti. E l'ultima parola la lascio proprio a Don Mauro. Laudetur Jesus Christus, qui la Radio Vaticana. Benvenuti all'ascolto di Orizzonti Cristiani Millennium. Un'altra testimonianza, quella di Don Mauro Stragiotti, direttore della Caritas di Vercelli. È la testimonianza di una sofferenza purtroppo comune a molti. Don Mauro, 2 anni fa, ha scoperto di avere un cancro. Mi sembra di poter riassumere così qual è stata la mia reazione di fronte a questa realtà. Prima la negazione, ma no, non è niente di male. Può darsi che sia un polipo, può darsi che sia così una, diciamo, un'escrescenza senza nessuna connotazione maligna. Poi, invece, di fronte alla cruda realtà, beh, se è questo male così brutto che si chiama tumore, allora la vita è diventata brevissima. E allora lì c'è il momento dell'abbattimento, c'è il momento della preoccupazione, quello dell'informarsi, quello di cercare di capire in che cosa consiste questa malattia. Ecco, quindi prima rassicurazione esagerata sicuramente, quindi ottimismo. Seconda reazione, direi preoccupazione, anche qui esagerata, quindi pessimismo, visione negativa di tutto e di tutti. E poi, ecco, dopo aver sperimentato questi sentimenti, c'è poi il momento in cui uno realisticamente riprende a combattere, aiutato da persone competenti, da persone capaci, comincia a combattere. Devo proprio ringraziare 2 cappellani gesuiti in un ospedale americano, mi è capitato in mano un loro libretto, e questi gesuiti insegnavano che bisogna perdonare Dio, se stessi e gli altri. Ecco, la parola perdonare Dio mi sembrava blasfema, è impossibile, non è una cosa che l'uomo deve permettersi di fare. Ma ho capito come dentro nascano delle resistenze nei confronti di Dio, presentato come padre e come amore. Ecco, allora ho capito tante persone e adesso mi avvicino agli ammalati in modo diverso. Ecco, la persona davvero a un certo punto si chiede, ma come? Soprattutto io che cerco di dedicare la vita, le energie a quello che è il messaggio, a quello che è il regno, a quello che è la promozione del regno di Dio, tu, ecco, c'è quasi la pretesa, ecco lì la confessione, quasi la pretesa che Dio ti protegga, che Dio abbia un rapporto privilegiato con te, che in qualche maniera tu sia al riparo, al sicuro da determinate sofferenze o situazioni. Ecco, l'esperienza che questo non è vero, che non è questo il motivo per cui tu dai la tua vita all'impegno nei confronti di Dio e della Chiesa, ecco, questa scoperta ti porta ad avere queste resistenze. E allora, pian pianino, ecco, bisogna proprio perdonare le proprie paure, le proprie resistenze, le proprie, le domande più impertinenti e più cattive che possono essere rivolte a Dio. Ecco, quindi la prima esperienza è proprio quella di riconciliarsi con Lui, è quella di riscoprire il lato vero, il lato giusto della relazione con Dio. E adesso lo predico, lo dico alle persone, dovete perdonare Dio se volete trovare un po' di pace. Il secondo punto è che bisogna perdonare se stessi.
Perché quando viene questo male, allora uno dice, beh, allora non sono stato capace di gestire la mia vita in qualche maniera, o non lo so, ho tirato troppo la carretta, in qualche maniera ho abbassato le mie difese, chi lo sa. Bisogna arrivare ad avere anche uno sguardo più misericordioso nei confronti di se stessi. Proprio per quanto riguarda il passato, anche perché il passato non c'è più e quindi la persona deve affrontare la situazione attuale. E poi un'ultima cosa, bisogna imparare a perdonare gli altri, perché la persona gravemente malata, quando incontra una persona sana, la invidia, solo per il fatto stesso che non sia malata, che non abbia il male che ha lui. Oppure perdonare gli altri perché magari non ti hanno aiutato, ti hanno lasciato solo, non sono venuti in soccorso quando avevi bisogno. Ecco, questi sentimenti che albergano nel cuore devono essere conosciuti, devono essere offerti, e questo diventa poi parte della preghiera e parte del cammino.